Amici di Formula Italian Team, ben ritrovati, buonasera con l'ultimo appuntamento stagionale del venerdì notte. Diciamo notte perché ormai il sole è andato a fare capolino dall'altra parte del mondo, qui nella serata di Abu Dhabi, a Yas Marina, il ormai consueto circuito finale dei campionati e della realtà di Formula Italian Team. Io intanto mi presento, sono Andrea Longagnani per i più di Erlong, coadiuvato questa sera non da Raffaele Lelli ma dal buon Alessandro Gagliano in Arte Gaglians. Buonasera. Buonasera a te e buonasera a tutti quanti i nostri spettatori. E non poteva non esserci ovviamente il buon Pitandre Andrea Badolato. Ciao Andrea, ciao Alessandro, buonasera a tutti. Inoperoso ultimamente perché anche questa sera ovviamente giri richiesti molto molto pochi, se non quasi nessuno, caro Andre, quindi ti sei hai preso un po' niente, di fede. Come direbbe Mentana, hai detto niente. Molto bene, siamo come detto alla serata conclusiva del campionato cadetto al 50%, ovviamente il campionato è già concluso in quanto Crick e la McLaren hanno vinto i due campionati della Prime League, quindi costruttori e piloti. Abbiamo una delle chicche di questa sera per poterci seguire, vi ricordiamo che abbiamo posticipato l'orario del consueto Gran Premio dopo ovviamente la richiesta di Upip che per ragioni lavorative non poteva partecipare, se no, quindi si è posticipato un po' il tutto. C'è un ultimo verdettino che è tra Upip e Tartaruga 88, sono a 103 e a 113 ovviamente come punteggio, quindi vediamo per una top 5 a fine campionato chi può giocarsela. In realtà ci sarebbe anche Emis che è arrivato a 195 e invece River a 199, quindi Emis con 4 punti si prenderebbe la virtuale terza posizione nel campionato piloti. Ma la chicca, la ciliegina, lo stavamo dicendo prima, è il ritorno in pista del buon Mornon 79, colui che sostanzialmente ha vinto la Prime League nel 2016 sia da pilota che da costruttore, ovviamente, quindi fece doppietta. Il pilota attualmente in Williams, non corre dal 2019 quando disputò la Sport League, vedremo come se la caverà con queste nuove vetture, per il momento non se la sta cavando affatto male in quanto si trova in quarta posizione in 24.541, mezzo secondo ovviamente dal buon Emis in terza posizione. Andiamo a discernere un pochettino quella che è la classifica attualmente, è stato disputato semplicemente uno stint, si stanno rilanciando tutti tranne Crick, Upip, Roby ed Ezio. Il buon Crick è in 23-3 lassù in cima, dove ovviamente l'abbiamo visto spesso. Rugio in seconda posizione in 23-8, 24-0 per Emis, 24-5 per Mornon e Upip, poi c'è il rosso in 24-6, 24-8 per Roby, 25-7 per Tex, Ezio, Naspaz, Alex Pilotino e Black Biagio concludono la classifica. Black Biagio che ha fatto una scelta un pochettino insolita per questo gioco, non tanto insolita per quanto riguarda diciamo Formula 1 2019 e Formula 1 2020, in quanto tanti piloti sceglievano di montare la gomma media per poter fare la qualifica, in quanto ai tempi ancora si doveva sostanzialmente calzare la gomma che si utilizzava in qualifica. E caro Gaglians, un gran finale, diciamo ormai spoglio dei due titoli, ma ancora con qualche piccola soddisfazione per Emis e per i due Upip e Tartaruga. Ma sì, in generale, oltre ai piloti che hai nominato, secondo me sarà anche comunque una bella gara, nonostante il campionato Prime League quest'anno sia stato abbastanza veritiero sin dalle prime battute. Era difficile paradossalmente togliere il titolo a Crick e alla McLaren, appunto sempre lo stesso Crick di Tartaruga, però nonostante ciò abbiamo sempre visto delle gare molto vivaci e anche soltanto la vittoria di tappa
ci ha comunque fatto ridere grandissime emozioni, nonostante per l'appunto dato il campionato sia stato tutto quanto abbastanza deciso dall'inizio strabiliante delle due McLaren, ma è stata comunque, immagino tu sei d'accordo con me, una stagione nella quale comunque non abbiamo visto gare noiose. Assolutamente, a parte magari le gare iniziali, diciamo, dove Crick aveva sicuramente molto più passo rispetto agli altri. Intanto si va a migliorare Ruggio, toglie 4 decimi dalla sua precedente prestazione, facendo Fuchsia nel T3, in 23-4 si piazza in prima fila, dove Crick aveva palesemente molto più passo. Poi c'è stata una parte centrale in cui sono arrivati anche gli altri, è arrivato il buon Ruggio, è arrivato Emis che ha sistemato qualcosina, River che vinse in Belgio, poi purtroppo si è ritirato nelle ultime gare. Ci fu un filotto di 3 vittorie ovviamente per Emis, River, Ruggio, che ovviamente scalzarono il buon Crick, che poi ha ripreso l'andazzo, perché ne vinse poi di nuovo 4 di fila dal GP d'Italia fino al GP del Qatar. Arriviamo poi in Brasile, vince Ruggio con Emis che in realtà era davanti, è davanti anche adesso in 23-182, era davanti, ma purtroppo ha preso una penalità di 3 secondi che lo fece arrivare dietro al buon Ruggio, anzi 5 erano i secondi, per limiti ovviamente superiori nella corsia dei box. Ne abbiamo visti parecchi in Brasile. Comunque c'è il buon Crick che in questo momento è nel T3 e sbaglia, va largo e quindi non proverà magari a migliorarsi in questo stint. Un peccato per il pilota che magari vorrebbe centrare un'altra pole position. Vediamo se va a chiudere box. Il giro. No, infatti ritorna ai box. Ritorna ai box del buon senso. Sì. Vediamo se c'è qualcuno. Forse no, Upip. Vedo Ezio, vediamo. Che sta migliorando nel primo settore. Ezio quindi a 155 millesimi dal suo miglior best nel T1 si lancia verso la zona nuova sostanzialmente. Qua c'era la triple chicane e invece ora non c'è più, c'è un lungo curvone in appoggio verso sinistra che si lancia poi in questa tripla destra di consecutiva. Anche qua allargata un po' la carreggiata, stessa cosa qui, un po' smussati gli angoli di queste curve. Anche la penultima curva è stata resa molto molto più veloce. Attenzione, arriva l'ultima curva Ezio, vediamo come conclude il suo giro. 25-26-0, si migliora di 141 millesimi, non si migliora a livello di posizione. Adesso monta gomma rossa Black Biagio, che ha fatto un po' di giri magari per conoscere e per scaldarsi per questa pista. Stanno uscendo Robby, Tex e Naspaz. Tex sarà il primo a lanciarsi in questo momento con il suo 25-7. Vediamo cosa potrà andare a fare il pilota compagno di squadra di Emis. Poi ci sarà ovviamente Naspaz e poi Robby. Quindi questi i piloti che faranno registrare il giro prima di tutti. Tex qua molto attento. Anche qui nel primo settore c'era una, tra il primo e il secondo settore c'era un'altra chicane e poi un tornantino un pochettino più scorbutico rispetto a quello di adesso. Invece ora si va praticamente da curva 4 fino a curva 5 in pieno con un breve rettilineo. Arriva in questo momento il buon Tex. Alla fotocellula del T2 toglie mezzo secondo, quindi 500 millesimi. Riesce, vedremo se riuscirà magari a togliere qualcosina anche nel T3 per andare a incalzare il pilota che in questo momento è in ottava posizione, ovvero il buon Robby. Si è lanciato anche Naspaz. In questo momento arriva a curva 1. Concludiamo il giro con Tex. Poi è uscito Mornon, quindi sarà il primo dei piloti, diciamo, sopra al... Diciamo
in orbita top 5. Ecco, infatti Tex 24 e 8 granti 3 per Tex, si va a mettere in ottava posizione e scende anche lui sotto il muro dell'1.25. Vedremo se ce la farà il buon Naspaz, che in questo momento è nella prima zona di DRS. Qua ci sono due zone di DRS, diciamo, consecutive, perché sì, si arriva a questo tornantino, poi un'altra curva scorbutica verso destra e poi ci si lancia. Attenzione qua alla trazione, molto importante, anche perché si esce abbastanza larghi, magari andare a trazionare sul corno può dare dei fastidi. 320 millesimi tolti nel T2, qua entra un pochettino piano Naspaz in questo curvone, poi si lancia verso la tripla destra. Eccolo lì, arriva in questo momento staccata, qua una volta, diciamo, era un pochettino più stretta la carreggiata, hanno deciso di renderla un pochettino più sinuosa, questo T3, e fa molto anche nel bilanciamento della vettura, perché una volta eri molto più carico perché c'erano tante curve a 90 gradi. Attenzione, si arriva in questo momento, 26-0, non riesce ad andare sotto il muro dell'1.25 il buon Naspaz, però si mette vicino al pilota dell'Aston Martin Ezio. Sono tutti usciti là davanti e quindi attenzione, perché forse il primo sarà Mornon. Piano, no, probabilmente abortito. Sì. Ho un errore. Ha abortito il giro, quindi ho un doppio giro di riscaldamento. Vediamo. Ha il tempo per passare un momento sul traguardo. A rilanciarsi. Vedere se avrà abbastanza benzina. Vediamo chi sarà il primo. Tante bandiere gialle, ovviamente sta andando molto piano. Black Biagio, andiamolo a vedere. Sì, Black Biagio è nel giro, 2 secondi e 6 tolti al T2, ovviamente con gomma rossa, magari anche meno benzina. Va adesso nel T3. Ha tagliato. No, mannaggia. Ha tagliato Black Biagio, che quindi dovrà andare e partire dal fondo. 24-0 in questo momento, si issava in quinta posizione al posto buono. Di Upip era molto buono. Vediamo magari se continuerà a dare tutto per guadagnare magari qualche posizione. Non avrà Ers. Attenzione, cosa è successo? Naspaz è andato a beccare Rugio. Mamma mia, che disastro in casa Ferrari. Sì, perché è arrivato lungo, ha tagliato sul cordolo. Rugio stava passando in quel momento dal tornantino. E forse c'è un problema anche con Ezio, che sta andando pianissimo. No, sarà il bot di Ezio. Comunque, andiamo là davanti con Emis, poi Crick che arriverà. Quindi prima Emis alla fotocellula del T2, vediamo quanto riuscirà a togliere il pilota dell'Alpine. E subito dopo arriverà ovviamente il buon Crick. Tartaruga, 46 millesimi è nel tutto sommato in linea con il giro precedente. Upip toglie 89 millesimi al T1, ma ne perde 304 nel secondo settore. Mornon prende bandiera, quindi partirà in sesta posizione. Vediamo, Rugio vai box ovviamente. 170 millesimi tolti da Crick nel T2. Emis completerà prima il giro. 170 millesimi, quindi sarebbe ancora dietro al pilota dell'Alpine. Emis va 23-0 per lui, quindi ritocca il suo giro. Arriva in questo momento Crick, vediamo chi sarà. Errore di Crick, mamma mia, l'ha salvata. E ha fatto 23-1. Ha fatto 23-1 con un errore all'ultima curva che gli ha fatto sicuramente perdere 2-3 decimi. Anche quasi lui. Sicuramente 23-1. Mamma mia, mamma mia, cosa stava per fare Crick, che si piazza quindi in seconda posizione. L'ultima pole position dell'anno la prende Emis in 1.23.0, tutti sopra il muro del 23, quindi potrebbe essere indicativo per le pole position della settimana prossima. Ovviamente si termineranno poi i campionati della Sport, della Pro e della Master League, con la Pro già decisa ovviamente, e vedremo invece una gran battaglia in quel della Master League, che concluderà l'anno agonistico di Fit. Per sì, poi magari anche in Sport, sì? Magari però il stacco è molto più ampio, sì. Però la matematica dice che è possibile, quindi noi ci atteniamo alla matematica, e qui invece vediamo la classifica finale per queste qualifiche.
incredibile, perché Black Biagio aveva anche lui 5 posizioni, sì, l'avevi detto tu, Gallians, all'inizio, quindi non sarebbe cambiato nulla per il pilota della Williams. Quindi Emis in prima posizione, con seconda posizione di Crick, terzo Ruggio, quarto Tartaruga, Upip, Mornon in rosso, Tex, F1 Italian Roby in nona posizione. A concludere la top 10 c'è il buon Alex Pilotino, poi Ezio, Naspaz e Black Biagio. Queste le posizioni sulla griglia di partenza. Caro Andre, come hai visto il buon Mornon? Beh, onestamente mi è sembrato già a un buon livello, considerando che sicuramente avrà provato da qualche giorno, però se questo è l'inizio, credo che non è niente male, perché è da 3 anni che di fatto lui credo non partecipasse più ai campionati, quindi è un gioco comunque un po' diverso dal F1 2019. Sicuramente anche a livello di vetture proprio basico, le gomme sicuramente sono differenti, quindi c'è un comportamento un pochettino diverso. La gestione però, magari anche. Sì, la gestione ora vediamo. Diversa. Il circuito comunque è cambiato, per come, sì, va bene, è sempre lo stesso, ma come tu Andrea Long hai detto prima, non è più tanto lo stesso circuito dell'altra volta, quindi magari anche qualcosa di memoria muscolare che era rimasto, memoria visiva, è stato totalmente spazzato via. Sicuramente, perché ovviamente lo smussamento degli angoli delle curve del terzo settore fa sì che la macchina possa essere un pochettino magari più scarica ed avere sicuramente una velocità media di percorrenza differente, quindi difatti si sono abbassati di tanto i tempi, perché mi ricordo si faceva la pole in prime nel 2020, si faceva in 1.32, in 1.30, quindi adesso siamo arrivati addirittura al 23, quindi 7 secondi tolti, sicuramente togliendo la chicane tra il primo e il secondo settore. Poi hanno tolto la triple chicane, che io avrei lasciato perché non era affatto male. Però ecco, smussare un pochettino gli angoli, sicuramente Mornon ricordandosi nel 2019 come era il tracciato, o nel 2018 comunque quando correva lui. Intanto squalifica sessione per Naspaz, c'è stato un contatto con Robby, quindi di male in peggio per il pilota della Ferrari. Due colonne portanti, caro Andre, che vengono squalificate nel giro di ricognizione. Ma loro si stanno scaldando per dare spettacolo in quest'ultimo appuntamento. Abbi fede. A gomme fredde vogliono passare. Esatto, vogliono scatenare la folla, gli arabi vogliono... Molto bene, allora, ovviamente è partito il giro di ricognizione con Emis lì davanti. Sicuramente chi trova un pochettino più di giovamento da queste migliorie è il buon Emis. Era un circuito un pochettino più di trazione. Vinse qui nel 2020 l'ultima gara della Prime League con una grande strategia, un gran sorpasso che fece quando Stefano Canino... mi pare Stefano Canino, poi c'erano Pozluca era con me, davanti chi c'era? Comunque c'erano 4 vetture che stavano battagliando, il buon Daniele Play, stavano battagliando, Canino andò sul cordolo e perse un pochettino la macchina, tutti si spaventarono, alzarono il piede, mentre Emis passò in mezzo a tutti e tre, quindi andò a prendere la prima posizione e andò poi a vincere la gara. Vedremo, sono anche curioso del fatto di capire che strategia si andrà a optare, perché qui, anche se è una 50, si è visto parecchie volte andare a optare per due strategie, per due pit stop, in quanto c'è una grossa usura degli pneumatici. Stanno entrando tutti nella loro casella di partenza, ovviamente i piloti si stanno andando a posizionare sia Emis che Crick, quindi attenzione al posizionamento della vettura. Dove va Alex? No, è il rosso quello lì. No, è Alex. Cosa fa? Fisichella. Attenzione, perché la griglia di partenza è pronta. Stanno partendo ovviamente i piloti per questo ultimo appuntamento con la Prime League. I semafori sono spenti e partono le vetture con uno buono spunto subito da parte di Crick. Ovviamente non aiutano le telecamere. Subito aggressivo il pilota McLaren, ma grandissima difesa da parte di Emis ancora all'esterno. Attenzione qui, perché poi
diventa interno e subito Ruggio che cerca di andare a sfruttare una di quello dei vantaggi che ci ha fatto vedere in questo momento esterno. Ancora Crick cerca di passare il pilota dell'Alpine, in ogni modo non ce l'ha fatta, stoico Emis, intanto si è girato purtroppo Tartaruga che procede lentamente, anzi no, vediamo se ci sono danni per il pilota della McLaren in questo momento, non stiamo al fondo rosso. Mannaggia. Intanto attenzione perché Crick va a passare Emis in staccata del tornantino, vediamo se Emis opterà per riattaccarlo oppure accodarsi dietro e cercare di tenere il suo passo. Ricordiamo che il buon Crick diciamo che a livello di passo forse un qualcosina se l'è tenuto anche in qualifica, sembra la Red Bull del virtuale della Prime League, caro Andre, in qualifica pensi di poterla battere, poi quando arriva in gara è molto più costante. Vabbè, ma tu metti proprio il... cioè vuoi proprio far male, cioè proprio... cioè, metti il dito... alle 6 ci sarebbero le qualifiche, quindi... No, no, proprio no. Così. Non è roba per me. Non ci alziamo. Lo stavamo dicendo ovviamente a microfoni spenti con le buone Andre. Fateci sapere tutti quanti dalla chat se voi vi sveglierete alle 6. Mannaggia, l'avevo disastro. Detto. Ma porca miseria. Perso la macchina, disastro. Safety car, l'avevo detto, forse era un circuito un pochettino più congeniale dopo aver smussato gli angoli, diciamo che l'ha persa in uno dei punti vecchi, se vogliamo chiamarlo così. È andato ai box Alex Pilotino che va a smarcare quindi la gomma, ovviamente tutti quanti vediamo come sono andati a partire, con quale gomma, tutti con gomma media tranne Tex che è con gomma hard. Tex che è salito in sesta posizione, poi c'è Roby in quinta, ha perso un po' di posizioni Mornon, ne ha persa una Mornon, con andato settimo, e Tartaruga undicesimo, quindi bravi sia il rosso, sia Roby, sia Tex che hanno guadagnato posizioni, ovviamente Upip in terza posizione, vede un podio che sicuramente può far morale anche per... andare all'anno prossimo, diciamo, con una morale differente. Mannaggia Emis per una volta che era partito decentemente. dalla chat, ovviamente, arriva il buon Raffaele Lelli. Mi dicono best guffata, sì. Diciamo che sui social, sul nostro canale Instagram, ovviamente sul nostro profilo Instagram c'è una delle guffate forse peggiori di quest'anno, mia dell'anno scorso, in cui dicevo che Crick sicuramente si era tenuto un pochettino di Ers per non andare a sopravanzare di nuovo Emis, e poi fece un errore alla S2 Senna che gli fece perdere la coda del pilota dell'Alpine, quindi molto bene anche per quest'anno. Ma si può fare anche alle 22 la Sport oppure solo per i campionati già consegnati? No, non è per i campionati già consegnati, semplicemente alle 22 si è corso questa sera perché c'era Upip che ha chiesto un posticipo per motivi lavorativi, hanno tutti accettato e quindi niente, si è corso questa sera alle 22. Non è ecco per il fuso orario, proprio per riagganciarci alla F1 no, reale. E nemmeno per il fatto che sono decisi i campionati, uno è deciso, uno no, più che altro perché tutti i piloti sono stati interpellati ed erano d'accordo, quindi si è potuto fare. Assolutamente, quindi c'è ancora la safety car con questo danno. Ma non ci credo, 5 secondi di penalità per Black Biagio. Per collisione grave con Ezio. E ha rotto la vettura anteriore, Black Biagio, mentre la vettura di Ezio sembra essere ancora integra. Ma scusa, prima l'hai detto, ma forse non ho capito. Ma dove ce l'ha il danno Naspaz? Naspaz al fondo rosso. O quantomeno così dice il tracker. E dove. E cosa ha trovato? Il famoso tombino di Las Vegas. L'hanno la portato qui. È quella, quindi. Mannaggia. Forse su qualche cordo, però. Però da intanto la safety car rientra in questo giro, ma da danneggiarlo così rosso. No, infatti. Cioè, Buster
ha portato il tombino di Las Vegas ad Abu Dhabi per la bidonata che ha fatto il buon Nasmaz. Mamma mia, che disastro, mannaggia, si è fermato dietro. Mamma mia, è un po' di disastro là dietro. Ancora Black Biagio con Ezio, sì. Ezio stavolta dando il diffusore, mentre Black Biagio ha peggiorato la sua nell'ala, che adesso è totalmente non c'è più il danno all'ala. Allora, riparte intanto la gara con Crick che ha un buono spunto, ma ancora più buono ce l'ha Ruggio, che è rimasto lì attaccato. I primi tre se ne vanno ovviamente tranquilli. E la cosa incredibile è che Alex Pilotino, anzi no, chi è? Naspaz e Black Biagio, che erano rossi. Vedevo Alex Pilotino col pallino rosso, invece no, si è aggiornata la grafica, quindi meno male. Crick quindi là davanti riparte dalla prima posizione che aveva conquistato nei confronti di Emis, forse un Emis un pochettino garibaldino all'inizio, per cercare di andare a riprendersi la posizione. 7 decimi il vantaggio che ha il buon Crick davanti a Ruggio, vediamo se ne avrà per poter andare a interferire con la voglia di andare a vincere l'undicesima gara all'interno di una stagione del buon Crick, quindi incrementare il record che fu proprio di Mornon, il record di vittorie all'interno di una singola stagione di Prime League. Intanto Tartaruga va a passare Ezio, ovviamente Ezio con questo danno al fondo, al diffusore, deve stare molto attento perché la vettura perde carico e quindi improvvisamente, mannaggia, Alex Pilotino qua si è visto, il pilota dell'Aston Martin, chiuderlo un pochettino, diciamo, agonisticamente. Cosa è successo? No, Alex ha fatto una traversata degna di Gilles Villeneuve, Alex Pilotino, che sta per perdere la macchina. Tanto giro veloce di Crick in 27-0, Tartaruga va a passare Mornon, che si ritrova quindi in ottava posizione. Buono Tex, che è a 1,8 ovviamente da un Robin top 5 che sta battagliando con il rosso e Upip. Attenzione perché sta battagliando per il podio, Robin, quindi concludere l'anno con un podio sarebbe buono. Intanto Mornon è passato anche da Ezio. Forse un problema per il pilota della Williams, va molto molto lento. Forse un po' di adattamento al gioco, ai primi giri, c'è un po' di emozione a ritornare all'interno dei campionati. E passa anche Alex Pilotino. Potrebbe essere decimo Mornon. Potrebbe essere un problema. Noi dal tracker non lo vediamo perché purtroppo non ha attivato le telemetrie, quindi non vediamo danni, ma evidentemente c'è qualcosa che non va sulla sua vettura, perché ha perso veramente troppe posizioni in così poco tempo. Assolutamente. Intanto là davanti Crick ha portato il suo distacco a 1,06. Bandiera gialla ed è proprio Mornon, purtroppo. È Mornon in uscita dalla nuova curva, nuova ormai di un anno, e quindi deve forse trovare un pochettino di confidenza con questo nuovo layout. Vedremo qualche problema perché non sta in pista, letteralmente. Forse un danno all'ala posteriore a questo punto. Che danno all'ala posteriore, che ovviamente quando correva lui nel 2019 non c'era, e quindi è un qualcosa di nuovo per il pilota Williams. Davanti intanto rimane 1,8 il distacco tra Crick e Ruggio, e dietro invece attenzione, perché adesso il rosso può sfruttare il DRS nei confronti di Upip. Si fa vedere, si mette tutto sulla sinistra e passa il pilota della AS, che va a passare Upip, ma attenzione perché adesso ovviamente altra zona di DRS, è uscito molto meglio Upip nei confronti di il rosso, lo va di nuovo a sverniciare. Questo fa sì che Robby, che era sprofondato a un secondo di stacco, come è entrato forte qua Robby nei confronti del rosso, gli è arrivato molto molto vicino. Dicevo, Robby ha ripreso il DRS grazie alla battaglia tra questi due. Tex intanto è stato sopravanzato da Tartaruga, che in questo momento ha 2 secondi e 1. Un Tex che, ricordiamo, è su gomma hard, come vedete dalla grafica.
forse sul riscaldato le gomme, cioè è strano come calo così, in teoria se avesse danni si dovrebbero comunque vedere. Caro Lore, no, non si vedono perché non ha le telemetrie attivate, l'ha detto il buon Andre, quindi non riusciremo comunque a vederlo. Glielo chiederemo sicuramente nel post gara. Pensavo, la safety car non entra mai negli ultimi due giri, per attivare DRS bisogna aspettarne altrettanti. Se questi due codici nel gioco fossero legati tra di loro, l'anno prossimo potrebbe esserci qualche nuovo bug e gare che finiscono sotto safety car. Il buon Raffaele Lelli ci delucida questa roba qui. Tra l'altro veniamo da un gran premio della Pro League dove si è vista una safety car negli ultimi tre giri, quindi può succedere di tutto l'anno prossimo, che tra l'altro ci sarà solo un giro, ecco. Abbiamo visto Alex Pilotino e Ezio, con Ezio che si difende, ma là davanti attenzione perché c'è Roby che va a sopravanzare il rosso, tira una grande staccata, il rosso ancora all'interno, sfrutta il vantaggio di traiettoria, ma uscirà sicuramente meglio il buon Roby. Naspaz intanto 5 secondi per taglio curva all'interno, staccata di rosso e va lungo il pilota della Haas e si va a girare, si è girato anche quasi Tartaluga che se l'è visto rientrare in pista, e quindi attenzione Andre, che soddisfazione ti dà vedere Roby in solitaria a combattere contro Upip per il... Ma io cosa ti avevo detto? Ti avevo detto che lui si stava appropinquando per scatenarsi... safety car virtuale perché c'è Mornon che si è girato un'altra volta, era molto molto lento il pilota della Williams in uscita dalla tripla destra, c'ha l'ala completamente disintegrata per il pilota Williams. Tanto danno al fondo sia per Crick che per Ruggio, Gallians. Adesso ti dico, confermo, probabilmente un cordolo perché è qualcosa di piccolo, però è un danno che effettivamente c'è. Secondo me Mornon ha problemi con il controller. Sì. Il buon Max Basile, il caro Gilles, che se Mornon abbiamo detto che vinse nel 2016, lui vinse nel 2017 e corse anche quest'anno, grandissimo Gilles. Salute. Scusatemi, non so se si può fare, caro Andre, potremmo anche concedergli un piccolo spazio nelle interviste. Con piacere, se è disponibile, noi siamo qua, anzi ci farebbe piacere. Se ci vuoi raggiungere, caro Gilles, su Discord, noi ti aspettiamo, ti facciamo volentieri qualche domandina, anche se non hai... Oddio, piango. Venga caro Gilles, venga pure. Se ne ha la disponibilità, ovviamente, e anche la volontà di venire con noi. Intanto è terminato il regime di Virtual Safety Car con Roby, che con questa WSC, ovviamente... che traverso che ha fatto Tartaruga l'ultima, ma forse è un problema nel setup della McLaren, perché lo stesso traverso che ha fatto il buon Crick all'ultimo giro di qualifica, un Tartaruga che sta arrivando nel codone della Asp di rosso e invece là dietro, mamma mia, era arrivato a un secondo Roby nei confronti di Upip, forse un'errata lettura da parte del pilota Red Bull, gli ha fatto perdere mezzo secondo solo nel nuovo tornantone. Intanto ai box è andato Ezio a montare Gommard e ci sarà Gommard, c'è Gommard anche per Mornon che è a 45 secondi. E beh, questo però fa fare intanto... Oddio, errore di Naspaz che stava andando a fare circuiti alternativi. È in decima posizione, ma l'abbiamo visto andare molto molto, diciamo, nella pista di, come si chiama, di rally cross. Fecero anche il rally cross qua ad Abu Dhabi e ci fu nel bellissimo gioco Dirt Rally 2.0, perdonatemi, che provammo all'interno della pandemia. E dicevo, c'è una riflessione da fare, nel senso, Mornon ovviamente si è visto che aveva un altro passo in qualifica, però poi piano piano, non gareggi da 3-4 anni, ti ritrovi in gara e un po' di difficoltà ne hai,
magari riprendere il ritmo che avevi una volta, o comunque nel cercare di rimanere in pista il più possibile, caro, caro Ale. Ma sì, diciamo che aveva fatto un'ottima qualifica, quindi non mi toglie il dubbio che abbia veramente qualche danno, perché comunque, se non ricordo male, si era qualificato in sesta, settima posizione, ha comunque un distacco che non era così tanto eccessivo dalla pole position, fatto sta sì che purtroppo vediamo in netta difficoltà. Deve aver fatto un errore rugio intanto, perché il caro Crick ha salutato la compagnia, 7 secondi e 9 di vantaggio, e Upip gli è praticamente lì, 3 secondi intanto per Alex Pilotino, e Tartaruga passa il rosso, Robby è tornato perché là davanti c'è praticamente un rugio che sta perdendo un po' di smalto. Tanto Lopez, ma Mauro sta col controller? E penso proprio di sì. Vediamo, andiamo un attimo in onboard con Mornon. Lo si capisce subito se è col pad. Sembra molto fluido. A me non sembra. A me non sembra col pad, sembra col volante. Vediamo, arriva adesso. A me sembra che sia col volante, dall'affidabilità che abbiamo dalla camera car del gioco, ecco, certo. Però mi sembra strano che sia il pad. È vero che hanno messo, come si chiamava, più l'aggiornamento che ha fatto quest'anno sul pad, non mi ricordo il nome, mannaggia. Comunque sì, adesso è molto che rendeva un pochettino, sì, più fluido, sì sì. Ha spolverato la sdraio, ci dicono dalla chat, quindi vedremo il buon X-Mercer. Ah, X-Mercer è Mr. X, ma perché ha cambiato? Ma scusi, ma Ernesto, ma è lei dalla chat, un ritrovo. Che competizione è questa? Si cambiano i nomi così a caso, uno rimane un po'... Ma allora, ce lo dica la prossima volta che è lei, caro Ernesto. Comunque, attenzione, perché là davanti, Upip, è arrivato nei confronti di Rugio. Un Rugio che sembra avere un pochettino di difficoltà in questo momento. 12 giri dei 29 previsti, è andato addirittura larghissimo in curva 1. Forse questo danno si fa sentire più su Rugio che nei confronti di Crick a questo punto, e quindi vedremo se cosa potrà fare il pilota della Ferrari per arginare in questo momento un distacco che è arrivato a 10 secondi e 6 nei confronti di Crick. Upip che ha dato parecchia dose di elettricità al suo motore, non riesce ad avvicinarsi nei confronti del pilota della Ferrari, e intanto dietro Robby purtroppo è sprofondato 2 secondi e 1, con dietro Tartaruga che lo vede ormai. Mi sembra che Mauro si sia ripreso, diciamo che sì, per il momento non ha fatto grossi errori. Vedremo quando passerà magari in Aspaz, ecco, il confronto con Ezio come sarà, se sarà molto più fluido. Forse Robby, allora, io credo che Robby sia molto molto scarico, perché ha molta difficoltà nel T3. È arrivato anche lungo qui, forse è arrivato un avviso. Qua si è un po' ripreso. Intanto Upip è andato a passare Rugio, ma dove l'ha passato? Nella seconda zona di DRS? Sì. Eravamo con lui. Sì, sì, si è visto un sorpasso anche abbastanza bello all'esterno sul pilota Ferrari, che vediamo adesso se riuscirà a tenere il passo. Il distacco con Crick comunque aumenta anche con Upip davanti. Mamma mia, e allora attenzione. Con Tartaruga che sta arrivando nei confronti di Robby, che deve cercare in un modo o nell'altro di andare a prendere la zona di DRS di quegli altri due, con Rugio che va a sverniciare molto in anticipo rispetto alla staccata del tornantino. Upip che in questo momento arriva lungo, sono arrivati lunghi tutti e due,
sia Rugio che Upip. È uscito molto meglio Rugio, che prende qualche decimo di vantaggio. Un secondo e sette. Intanto Roby, con la battaglia tra questi due, si sta riavvicinando. Deve sperare che ci sia un pochettino più di lotta maschia per andare a prendere il DRS e difendersi da un tartaruga che gli è arrivato praticamente sul codone. Wow. Largo Rugio, stretto Upip, quindi due traiettorie differenti per i due piloti in seconda e terza posizione. Anche il rosso si sta avvicinando, quindi sta tornando anche il rosso. Vedremo se, box per Rugio. Box per Rugio, che a questo punto andrà a montare, penso, gomma hard. Penso che si andrà a montare una soft. Infatti sì, gomma bianca per lui. Va anche tartaruga ai box. Gomma bianca anche per il pilota della McLaren. Quindi solo una sosta. Solo una sosta. Vedremo se a questo... Allora, Crick sarebbe incredibile se continuasse a tirare e poi potrebbe tranquillamente montare una gomma soft per gli ultimi giri. Upip adesso quasi sicuramente per difendersi dall'undercut, che vedremo se sarà potente con questa gomma hard, e dovrà tornare ai box. È andato ai box anche Black Biagio, che è andato a montare gomma hard anche lui. Mornon sta arrivando, sta sopraggiungendo adesso. Box anche per Naspaz. Sopraggiunge adesso Mornon, sarà vicino a Black Biagio. Vedremo, sarà una bella prova del 9, magari non questo giro ma il prossimo, per vedere se ha effettivamente il passo e si è ripreso rispetto a una prima parte molto molto a fatica del pilota Williams. Sì, Roby invece è comunque come volta più usurata del suo compagno di squadra, quindi comunque Ai box Upip, ai box Roby, con Roby che è entrato molto più veloce nei confronti di Upip, infatti gli ha guadagnato tantissimo. Va avanti il rosso e va avanti anche Crick, quindi attenzione, Tex in terza posizione in questo momento, buona gara per il pilota alpino. Ovviamente deve ancora fare la sosta, è partito su strategia differente, però è stato lontano dai guai, non ha commesso grossi errori e è rimasto lì. E vedremo cosa potrà dire nel finale con quasi sicuramente una gomma rossa. Dici bene. Rugio intanto a 2.7. Dici bene, Tex, sì. Per l'appunto gomma hard, in questo momento una virtual oppure una safety sarebbe molto d'aiuto, perché gli farebbe praticamente dimezzare il distacco di sosta e in più avrebbe una gomma più morbida e più nuova rispetto a tutti quanti gli altri. Allora, dietro Roby è stato passato da tartaruga, però c'è un filotto di quattro piloti in questo momento che sta battagliando per il virtuale podio, perché sarebbero ovviamente con Alex Pilotino in rosso e Tex che devono fermarsi, sarebbero in seconda terza. Un box per Crick, vediamo cosa va a montare il pilota della McLaren. Vediamo, arriva adesso gomma hard. Io, per carità, va benissimo, però sei primo di tanto, monta una gomma soft, no? Magari alla fine, dai. Vedremo. Tex sopraggiunge adesso, quindi Crick ha completamente la strada libera e può continuare a dare. Intanto Roby è andato a passare, ha fatto un sorpasso incredibile Roby nei confronti di tartaruga all'ultima curva, con i piloti che sono tarpati dalla as di Alex Pilotino, che non è un osso duro da passare, e quindi c'è incredibilmente un gran filotto di persone dietro Alex Pilotino, con Rugio che è arrivato molto molto garibaldino nei confronti della as di Alex Pilotino, e incredibilmente Roby la spunta nei confronti di Upip e quindi va a prendersi la quinta posizione. Attenzione! Oh, ma
Allora, non so se è Roby che è arrivato lungo o addirittura Upip che ha frenato talmente tanto presto che ha perso la posizione anche su Tartaruga, che adesso al DRS si fa vedere sulla destra il pilota dell'Aston Martin. Sarebbe cruciale che Roby, grandissima manovra di Roby. Ah, stavo dicendo appunto questo, sarebbe cruciale che in questo momento Roby passasse all'ex pilotino per poter andare. Oh, ha fatto una grandissima, mamma mia, però Alex Pilotino e Upip si prendono. E comunque quella manovra di Roby che è stata veramente molto molto bella, perché in un punto non facile, soprattutto ha preso completamente di sprovvista il buon Alex, che adesso penso che andrà ai box. È andata ai box anche Tex, che andava a montare gomma media, quindi gomma più morbida per lui nel secondo stint, come avevamo detto. Dicevo, e adesso 2 secondi e 1 con Roby che ha il DRS nei confronti di Ruggio, quindi può allungare il pilota della Red Bull su Tartaruga, che ha 2 secondi addirittura e mezzo in questo momento. Adesso spalanca la posteriore Roby e quindi guadagnerà ancora tempo. Grandissima gara di Roby questa sera. Qua non ha più il DRS. Vediamo, forse l'ha preso per poco. Sì, ha di nuovo il DRS Roby. E quindi doppia zona di DRS per riportarsi comodamente al... ma come entra forte qua Roby? Ma entra fortissimo. È arrivato largo anche Ruggio, per carità. Però entra fortissimo qua Roby. La butta proprio... Caro Andre, mi ricorda, intanto 26-1 per Kick, mi ricorda come guidavano nel 2004 il buon Schumi e compagnia, con la macchina che la dovevi buttare di forza dentro la curva, perché ovviamente l'aerodinamica non era come oggi. Ma è Schumi che guida come lui, cioè non è lui. Comunque 2-9 quindi Tartaruga nei confronti di Roby, con Roby che adesso potrebbe togliersi lo sfizio di andare ad attaccare anche Ruggio. Io non lo attaccherei, continuerei ad andare avanti, lo terrei lì, così che io ho due zone di DRS, continuiamo ad andare avanti, a prendere tempo nei confronti di Tartaruga, e poi ti attacco verso la fine, così che ti prendo la posizione, vediamo. Qua esce, qua non la fa benissimo questo tornantone. E Ruggio sembra molto scarico, perché addirittura senza DRS... non gli recupera tantissimo Roby. Dietro intanto l'unica bagarre che potrebbe accendersi è tra Ezio e Tex, anche se Tex un secondo tondo, uno adesso. Attenzione Roby, è vicino a Ruggio, si fa vedere ovunque, prova a fare la manovra che ha fatto su Alex Pilotino, non ce la fa, però comunque si fa vedere nei confronti di Ruggio, che ovviamente è il vice campione di quest'anno. Ah, e comunque purtroppo ovviamente Emis non ha terminato la gara, non prende punti e quindi purtroppo non riesce a prendere la terza posizione su River, quindi terzo sicuramente sarà River. In questo momento tra Tartaruga e Upip sta vincendo ovviamente Tartaruga, che sarebbe in quinta posizione. Questi ovviamente gli aggiornamenti a livello di classifica. 1-6 tra Upip e Tartaruga. E Roby di nuovo in zona di DRS, quindi soffermiamoci su tra questi due. Ovviamente Ruggio ha un danno al fondo, però sta gareggiando veramente bene. Qua esce sempre male, ha perso addirittura 3 decimi. Poi zona di DRS non guadagna tantissimo. Tanto bandiera gialla, si è girato di nuovo Mornon purtroppo. Sempre nelle stesse zone. Poi Roby esce fortissimo da qua, traziona benissimo, rimane attaccato a Ruggio e si fa vedere alla fine della seconda zona di DRS. Eccolo lì. Con Ruggio che sta dando... E di nuovo grandissima manovra di Roby. Ma grandissima manovra di Roby. Ha preso completamente alla sprovvista di nuovo Ruggio. Incredibile Roby questa sera. Ma è lui, Andre.
Dobbiamo allora, prima, in lobby sembrava lui, però bisogna poi vedere effettivamente, ora mi fa venire il dubbio. Dobbiamo indagare, glielo chiederemo nel post-gara. Assolutamente. E quindi 20 secondi e 3 là davanti. Adesso ci sarà bagarre ovviamente tra Ruggio e Roby per la seconda e la terza posizione. 9 giri al termine. Ma infatti anche dalla chat sollevano i primi dubbi se sta gareggiando il figlio di Roby. ha fatto una gran manovra. Questo potrebbe andare a finire tra le clip del sorpasso dell'anno. Sicuramente. Bellissimo, bellissimo. Intanto Ruggio, vediamo, passa ovviamente Roby, ma Roby si sa che qua va piano, ma traziona fortissimo e poi ha qua sicuramente la traiettoria migliore, traziona fortissimo e occhio perché adesso vedremo se Ruggio entrerà più stretto per non concedergli questa manovra a Roby. 3 secondi per Mornon intanto. Che a differenza di Ruggio è molto più parsimonioso a livello di elettricità. Però questa bagarre ovviamente gli sta facendo perdere, anche se comunque tutto sommato il sorpasso è arrivato in una zona di DRS, quindi non mi spiego questo drastico calo del distacco. Non c'è stata tanta bagarre. Ma ricordato la mossa di Leclerc su Perez a Las Vegas, ovviamente a scuderie invertite, il buon Lopez che ci dice dalla chat. 1.7 e Tartaruga adesso ha detto ok, se là davanti battaglia non voglio partecipare anch'io. Attenzione, Naspaz dà il DRS a Ruggio in questo momento. E quindi Ruggio avrà il DRS ora. No, Ruggio ha abbandonato la sessione. Ma no, mancava solo questa sera. Ruggio ha abbandonato la sessione, ovviamente al DRS, quindi riuscirà ancora a poter rientrare forse davanti a Roby. Dipende anche dalla console che ha. Quanto traziona bene qua Roby, mamma mia. Traziona fortissimo Roby qui. Però mi sa che è molto carico. Ale, secondo te è a carico? Roby, faccio fatica a capirlo. Ci sono certe curve mentre è in procinto proprio Roby a passare il fantasma di Ruggio. Difficile capire perché sono delle zone che fa molto bene e invece altre zone che, come ad esempio il tornante di curva 3, che si vede per tantissimo, tantissimo tempo, quindi faccio fatica a decifrare. La velocità Sartilino sembra esserci, quindi bisogna anche capire la quantità di batteria che utilizza, ma in ogni caso a livello di batteria è il più carico di tutti. Sai che non lo so. Perché adesso nel T3 era riuscito a portare sopra i 2 secondi addirittura il distacco con Tartaruga, qua perde 3 decimi e poi guarda, non riesce a guadagnare tantissimo neanche sul bot, ovviamente adesso al DRS, però arriva molto in là il sorpasso, passa in questo momento Roby, sì. E adesso attenzione perché no, arriva lungo e adesso il bot di Ruggio potrebbe riprendergli la posizione. C'è da dire che il bot solitamente quando esce dalla sessione spara tutto l'ERS che ha, quindi probabilmente in questo giro il bot di Ruggio ha avuto velocità un pochino fasulle, fatto sta che adesso invece deve cercare di scappare via nella speranza che chiaramente anche Ruggio perché dietro il prima possibile. Tartaruga è arrivato nel DRS di Ruggio e quindi dovrebbe cercare di andarsene via il più possibile. Upi, pintato 3 secondi. Mannaggia, è arrivato lungo anche. Quindi ci sarà una battaglia 3. Speriamo che Ruggio riesca a tornare. Anche perché adesso Tartaruga avrebbe il DRS di Ruggio. E ovviamente il fantasma non riuscirà a diciamo a battagliare tantissimo con Tartaruga
E questo farebbe sì. Al DRS, attenzione perché Roby trova il DRS di Mornon. Eh no, si fa... prima della zona del detection point si toglie Mornon. E quindi neanche il DRS di Mornon a Roby. Gli è andata bene che il bot di Ruggio in questo momento ha il DRS. E quindi ancora Tartaruga non riesce a prendere la posizione nei confronti della Ferrari. Però ci riesce adesso, però traziona male. E infatti perde tantissimo qua in trazione. Dove va? Madonna, è andato molto largo qua Roby. Vedremo. 6 giri al cardiopalma per il podio, con la Red Bull in questo momento che passerebbe la Ferrari e si sarebbe in seconda posizione. 280 contro 279, l'ho già vista io questa scena in negli Emirati Arabi l'anno scorso, caro Andre. Lo so che mi stavi per nominare quando hai detto l'ho già vista questa scena. L'anno scorso battaglia tra Mercedes e Ferrari, mannaggia, nei costruttori. Allora, qua la fa male, nel senso entra molto largo e non c'è bisogno di entrare così largo per essere più dritto possibile. Quello che sicuramente può fare... intanto Ruggio nella sessione e se rientra adesso bene o male... riuscirà a stare con gli altri due. Adesso Tartaruga al DRS nei confronti di Roby. Vedremo, si accenderà la battaglia per il secondo posto con Tartaruga. Mamma mia, è arrivato lunghissimo Tartaruga e infatti ha perso tantissimo nei confronti di Roby, che la prende tutta larga. Ha deciso di fare più metri possibili Roby su questo rettilineo. Oh, Ruggio all'esterno! All'esterno nei confronti di Tartaruga. Ci ha provato Ruggio. E uno e uno. E se si mettono a battagliare questi due davanti, Roby arriva secondo. Attenzione! No, ha sbagliato. Ha sbagliato Ruggio. Ha sbagliato Ruggio qui. E arriva Upip, che però ha 3 secondi di penalità. E Roby 1 e 4. Mamma mia, come fa il T3 Roby? 1 e 4. Poi sbaglia l'ultima curva e la prima. Vediamo, 1 e 2. Prima curva. No, questa volta l'ha fatta bene. Forse perché ha sbagliato anche Tartaruga. 1 e 5. Quindi se ne va. Se ne va Roby. 4 giri alla fine. Dietro Tex a 3 secondi 8 ancora da recuperare con questa gomma media nei confronti del rosso per andarsi a prendere una sesta posizione, ma con dietro Black Biagio che è in ottava a 1 e 4 su gomma hard, però a 3 secondi di penalità. 1 e 3 sul dritto, gli recuperano tanto e dove fa la differenza Roby è qui. Trazione e poi alla fine di questa zona di DRS fa benissimo questa curva qui, la butta di prepotenza, molto veloce, guarda qua quanto gli ha recuperato, e poi di nuovo T3, un secondo, 9 decimi, e lo sta facendo benissimo anche Tartaruga qua, non l'ha fatto mai così bene perché Roby prima faceva la differenza e invece adesso è riuscito a recuperare 26 di 29. Non stiamo inquadrando per niente Crick, ma lui è già là davanti, vola verso l'undicesima vittoria in campionato, 28 secondi e 4 nei confronti della concorrenza di un altro pianeta. Crick sì, potrebbe mettere in pausa, andarsene, può anche fare una sosta, può anche fare una sosta e montare gomma soft. Sì, avrebbe comunque per tanti dire. Di margine, veramente, oggi un altro sport, mentre Tex... No! Ha abbandonato la sessione. Veramente e si è girato Black Biagio. Veramente un gran peccato per Tex, perché sta facendo una gara veramente bellissima. È su settima posizione, ma è stato in lotta anche per il podio, probabilmente, in alcune fasi di gara.
Magari la strategia non ha aiutato da tantissimo, ma ha fatto veramente una gara bellissima. Peccato vederlo fuori in questo momento. Black Biagio si è ritirato. Black Biagio, Aia. attenzione. Ah no, ha abbandonato la sessione. Io lo vedo Ha ritirato. Anche abbandonato la lui si è sessione. Si è disconnesso. ritirato, ma si è disconnesso. E intanto Tartaruga passa Robby, che si difende ancora all'interno. Incredibile, stoico questa sera. sarà la curva Robby questa qua. Non è riuscito poi a difendersi. Per il momento sarebbe doppietta della McLaren che concluderebbe. Una grandissima annata. Vai, è vero, va in zona punti Mornon. E per carità, tornare con un punticino, tanta roba. Ma come si era messa dalle qualifiche, diciamo che ci si aspettava qualcosina un pochettino di più consistente. Intanto la porta al termine, quindi va già bene così. 27 di 29. Robby che annusa il posteriore della McLaren. Con dietro Ruggio, quindi deve stare attentissimo Roby. Upip penso che abbia fatto un errore perché è a 2 secondi e 6, sì che ha questi 3 secondi, però. Vediamo. Vanno sul dritto DRS sia per Ruggio che per Upip, con Roby che scusate, per Ruggio che per Roby, con Roby che è più lontano nei confronti di Tartaruga. Ovviamente qua prende tanto spazio, gran staccata di Roby. Sbaglia Tartaruga qui, attenzione. Ha Arriva la curva sbagliato Robby. e arriva la curva Roby. Attenzione. Attenzione, si fa vicino. Va a prendere quasi sicuramente all'esterno il buon Roby. Addirittura anticipa la frenata per cercare un incrocio che non glielo lascia fare sostanzialmente Tartaruga. 28 giri di 29 sarà una grandissima bagarre per i due posti del podio. Bellissima questa gara, veramente con un Robby molto molto scatenato, molto sul pezzo. Mornon adesso va a prendersi la decima posizione, anche il buon Naspaz va a prendere la posizione su Black Biagio. Là davanti 30 secondi e 9, ha cominciato il penultimo giro. Quando qua dietro si sta consumando una battaglia veramente ostica. Non deve attaccare qui, Roby. Non deve attaccare a questo giro. Deve provarci alla curva, Roby. Nell'ultimo giro. Eccolo qui. È uscito male. Attenzione, è uscito male. Ruggio molto vicino. È uscito male. Ruggio molto vicino. Attenzione con Tartaruga. Tatticamente brillantissimo. Oh, attenzione, tira una staccata, Roby. Forse per indurre all'inganno. Oh, il Attenzione! contatto tra lui e Tartaruga. E Che è finita quindi Roby va sull'istasone. davanti. Aspetta. Aspetta perché ovviamente adesso cosa fa? No, si difende. No, perché? Ruggio voleva passarlo all'esterno, si è difeso. Adesso non avrà il DRS. Forse per avere il DRS nella curva Roby. Tartaruga ha un leggerissimo danno all'alettone, comunque credo sia quasi ininfluente, quindi anche lui potrà lottare quasi ad armi pari con i suoi avversari. Intanto là davanti Crick è iniziato da molto tempo. L'ultimo giro fa il T1, il pilota della McLaren. Attenzione perché è arrivato anche Upip, e quindi 4 per 2 posti sul podio. Purtroppo, ovviamente, Upip fa 3 secondi, però arriva anche lui. Vediamo se si E anche vorrà Mornon mischiare. che è doppiato, ma comunque ha tenuto benissimo il gruppo dei primi, quindi comunque grandi miglioramenti. Assolutamente, e Tartaruga ha perso parecchio, 9 decimi e mezzo, 1 e 1, forse non ha preso il DRS Tartaruga. Non ha preso il DRS forse Tartaruga, vediamo, sì, lo spalanca. E Ruggio ovviamente sta comodamente lì. Robby ha cercato in ogni modo di non farsi, di farsi passare. E vediamo. Traziona benissimo. Attenzione, Ruggio. Non ci credo. Ruggio ha sbagliato la trazione. E quindi Roby vola verso la curva. Intanto Crick là davanti. Ultima curva. Crick vince in solitaria il Gran Premio di Abu Dhabi. Undicesima vittoria in campionato. Ma qua dietro c'è Roby in Si fa seconda storia. posizione. Roby in seconda posizione.
arriva in questo momento sotto la curva dell'hotel di Yas Marina a forma di balena, con Tartaruga che cercherà di prendersi questa seconda posizione, ma sarà molto difficile. Roby, grandissima gara, vedremo nel post gara per quel contatto, ma per il momento è in seconda posizione. Terzo Tartaruga, quarto Rugio, quinto Whoopip, arriveranno il Rosso e Tex, caro Tex che purtroppo non è ancora rientrato, caro Ale. Il buon Roby si è messo a panino tra le McLaren. Ma diciamo che è abbastanza strano che il driver of the day, credo di darlo abbastanza in maniera sicura a Roby, non sia un pilota che ha dato 31 secondi a tutti quanti gli altri, ma oggi veramente Roby è stato fantastico. Incredibile, quattro, sono arrivati 5 voti, 4 per Roby e 1 per Crick. dovete dirmi chi ha votato Crick, chi ha avuto il coraggio di votare Crick. Da moderatore non si può vedere? È meglio, perché dopo una gara del genere non avrei dubbi su chi votare. Allora, se hai il fegato, palesati in chat. L'ingegnere di Crick sarà, dai. Sono io, Antonio Giuliana ha votato Crick. Ah, ma non è una sorpresa. No, beh, diciamo che Crick, per carità, 31 secondi agli altri, a parte gli scherzi, è tanta roba, però non ti aspetteresti mai che Roby faccia una gara così, con dei sorpassi da paura, ragazzi, ma da paura. Ha fatto un sorpasso su Rugio, completamente prendendolo di sorpresa, e si è andato a prendere la seconda posizione. Ma veramente bravo, cioè, bravo Roby, finisce una grandissima stagione. Io direi, a questo punto, ovviamente vedete la griglia finale, con Crick in prima posizione, secondo Roby, terzo Tartaruga, quarto Rugio, quinto Upip, sesto il Rosso, settimo Tex, ottavo Alex Pilotino, nono Ezio, decimo Mornon a punti al suo ritorno alle scene, Naspaz undicesimo e ritirati Black Biagio ed Emis. Io direi di andare in pubblicità, e mi raccomando, aspettateci, perché ci sono le interviste di tutti i piloti di questa nuova Prime League. A tra poco. Ci sono, arrivo, eccoci qua. Ciao, ci vuole un qualcosa di forte. Questa è la proposta, state bene attenti. Un prodotto unico e bello, lo senti, ti dai brividi, ti dà gioia. Questo prodotto è una maglietta a costone 5%, vale 19, 29, 30, 20. Eccoci ragazzi, questo è un Atlas Car. L'impressione sembra un simulatore come tutti, ma ci sono tanti piccoli dettagli che lo rendono unico nel suo genere. Il tutto parte intanto dal fatto che sia un pacchetto completo. Abbiamo il computer, la centralina, il casco che è stato modificato per fare spazio al visore, per rendere i fili visibili e far sì che non creino nessun problema mentre chi guida sta, insomma, vivendo la sua esperienza virtuale in pista. Ma ci sono tante cose, partendo dal fatto che tutto si muove sul software che gestisce la macchina. Il software è un software appunto della Atlas Technology, che si chiama AirSim. Partiamo per esempio da qui davanti, dove ci sono due ventole della velocità massima di rotazione di 22.000 giri al minuto, e che servono appunto per dare la sensazione al pilota virtuale che è all'interno del simulatore dell'aria che proviene proprio dal tracciato, proprio per dare il massimo senso di simulazione possibile. Un altro dettaglio è il G27 modificato, che è stato appunto adattato alle funzionalità della macchina in sé. Parlavamo anche del casco, e come detto è stato
modificato per accogliere appunto il visore, che è il cuore pulsante. Ci sono poi queste due piccole ventole che servono nel momento in cui non sono accese le ventole anteriori più grandi, servono per creare un vortice d'aria ed evitare che le lenti del visore si possano appannare e possano quindi compromettere la visione del giocatore, che è tutto. C'è anche un impianto che comprende all'interno del simulatore questi quattro speaker posti ai quattro lati e un sub che è disposto poco dietro la pedaliera per una potenza totale di circa 500 watt. Gli interni sono in pelle, foderati. I pannelli esterni sono rimovibili, quindi possono essere assolutamente personalizzati a seconda di quello che insomma è l'esigenza da chi utilizza la macchina completa. Come vedete, parlavo prima del fatto che tutto il modulo sia un pezzo unico. Qui c'è l'ingresso della corrente che va ad alimentare la centralina e tutti i sistemi interni, quindi processore, pedaliera, volante, tutto quello che serve e che c'è all'interno dell'Atlas Car. Quindi io direi che ormai ho detto praticamente quasi tutto, non resta che saltare al bordo, ci andiamo a fare un bel giro in pista sul circuito del Mugello su una Ferrari SF15H. Eccoci qui. Questo è quello che vediamo dall'interno, guardate che bel panorama, vedono anche i meccanici, la tribuna, di qua possiamo vedere i box, i segnali, bel simbolone Ferrari con tutte le gomme lì dietro, però quello che interessa a noi adesso sarebbe anche scendere in pista. Al Mugello, quindi bucine per lanciarci verso il primo rettilineo, apriamo il DRS, occhio all'uscita, con le ventole si ha davvero una sensazione di immersività notevole in tutto il contesto, ci si lancia verso la San Donato, velocità massima oltre 310 km orari, poi staccata forte fino alla quarta, bisogna tenere la corda, si può soffrire anche leggermente di sottosterzo e via con la prima chicane, poggio secco, curve 2 e 3, giusto tenere la corda così, poi via giù, tutto il gas, ancora sinistra destra e ci si lancia verso la Casanova Savelli, che ci porta poi con questa compressione a uno di quelli che poi diventa uno dei punti più spettacolari del tracciato. Arrabbiata 1 in salita e arrabbiata 2 ancora in salita, non si vede l'uscita che è cieca, ancora in discesa una chicane, destra, sinistra, bisogna mantenere la corda, occhio al gas e ancora destra, decompressione, bellissima, occhio alla corda e poi ancora un punto molto spettacolare, le due velocissime curve che ci portano verso l'ultima, la bucine di nuovo dalla settima marcia, quasi 300 km orari, si scende in quarta, un po' larghi e poi si va a stringere per cercare la corda, via giù di gas, si apre il DRS, massima velocità per andare a concludere il nostro giro sulla pista del Mugello, davvero fantastico!
Amici di Formula Italian Team, ben ritrovati, vedete tutte le facce dei nostri piloti di questa sera, mannaggia, ci sono tutti, proprio tutti, abbiamo detto di accendere le webcam, manca ovviamente, abbiamo anche il buon Max Basile che sentiremo per ultimo, ma iniziamo, attenzione perché sento, mi sento in cuffia, se qualcuno ha la live, ok. Allora, dicevo, ovviamente partiamo con la griglia invertita, quindi partiamo dal buon Emis. Caro Emis, io avevo detto che questo layout ti poteva favorire, perché quando hanno smussato gli angoli dell'ultimo settore, la trazione, invece, diciamo che non è stata il finale come quello della Prime League del 2020. Allora, posso parlare? Perché sento un ritorno. Se riusciamo a silenziare un attimino Max, poi magari lo mettiamo dopo, così almeno, perché mi sa che è lui. Poi tanto lo sentiamo per ultimo il caro Gil. Dicevamo, vai pure. Di tutte le prove che ho fatto non avevo mai sbagliato la prima curva, stasera vado a sbagliare la prima curva. Che dire, la pista mi è sempre piaciuta, io da quando c'ho il volante nella 50 ho sempre fatto podio, e invece quest'anno niente, ero molto fiducioso per la gara e niente, anzi stavolta sono pure partito bene, insomma non era mai successo. Grande delusione per questa serata, mi potevo, se non, cioè almeno il podio era alla mia portata. Poi mi sono accontentato nel vedere Robby in grande forma, insomma è stato un piacere vederlo, magari vorreste sempre così in tutte le piste. Magari. E quindi vuol dire che insomma il talento ce l'ha, se riesce ad allenarsi un po' di più potrebbe essere molto più competitivo di quello che ha dimostrato nell'arco del campionato. Per quanto riguarda il sottoscritto, visto che tanto della gara c'è, riguardo al campionato, vabbè, la classifica parla chiaro. Insomma, i primi stanno sempre lì, insomma, ecco. Nel senso che sono riuscito, nonostante non c'è Robby e River, sono arrivato ugualmente quarto, quindi pensavo di arrivare almeno terzo in classifica con il ritiro di River, ma c'è stato questo ritiro, quindi niente. Che dire, ci si riprova il prossimo anno, sperando che il gioco non cambi da zero. Non ho altro a dire, insomma, ecco, sono un po' dispiaciuto per stasera. Mi dispiace per il mio compagno, che gli avevo promesso il massimo impegno per la gara, invece niente, molto deluso. Però vedo che se la Prime è questa, il prossimo anno ci sono i presupposti per vedere un campionato più equilibrato, sperando che non facciano dall'alto gli errori di valutazione come è successo quest'anno. Voglio essere un po' critico, insomma, altrimenti sarebbe stato un campionato diverso. Tutto qua. Molto bene, molto bene. Andre, domande, curiosità per il buon Emis? Diciamo più che altro che per quanto riguarda Emis mi è sembrato che è mancato un po' di, ora a parte Crick che si è rivelato effettivamente fuori categoria a posteriori, però, perché nel senso che durante la pre-season non sembrava e non era così, però in generale credo che durante il campionato è mancata molta costanza ad Emis. Purtroppo è un marchio di fabbrica, purtroppo. Poteva fare punti per un motivo o per un altro, c'era sempre qualche situazione, problema, diciamo,
in cui ho contatti oppure altre problematiche, c'era sempre qualcosa che poi portava a una perdita di punti, piuttosto ne ha fatti parecchi, perché quasi 200, però credo che poteva giocarsela almeno con Simone, con Lugio per il secondo posto almeno, ecco. Purtroppo, come dicevo Andre, purtroppo non riesco ad essere costante nell'arco del campionato. Dove sono stato costante è stato nella seconda parte di stagione, ma questo mi ha aiutato perché, come avevo spiegato in Ungheria, avevo deciso sempre sotto il consiglio di legge di abbassare la saturazione. Ovviamente è andato a discapito la prestazione di velocità pura, ma cercare di essere più costante, perché prima giravo meno volante per fare le curve più strette, invece adesso sono costretto a girare di più il volante e quindi fare più fatica in uscita di curva, ma almeno sbagliare di meno. Infatti ci sono stati soltanto due ritiri da Ungheria, dal campionato di inizio anno io ho fatto soltanto due ritiri, in Belgio e stasera. Quindi questa cosa mi ha aiutato ad essere, tra virgolette, più costante. Però allora ci vediamo in sport l'anno prossimo, Emanuele. Sì, come no. Allora, diciamo che hai c'era una domanda dal buon Gallias che ovviamente non riusciamo a sentire, però diciamo che hai parzialmente risposto con questa, che era nonostante il ritiro stagione positiva. Diciamo che hai spiegato bene anche in quest'ultima risposta. Se c'è qualcos'altro da dire per rispondere al buon Gallians? No, chiedo scusa, non ho capito. Se nonostante il ritiro la tua stagione si può reputare positiva. Alla fine facciamo alla fine presta poco e cambia poco rispetto allo scorso anno. Se guardiamo le gare concluse, forse sono un po' di più di quest'anno, però ho detto sono calato di prestazione del giro secco proprio per cercare di avere una costanza maggiore. Facendo quella modifica mi ha aiutato, sì, e sono diventato più costante, ma ho perso di prestazione perché faccio adesso molta più fatica a girare il volante, a accelerare in uscita curva, e questo è il problema. Quindi questa era una pista che mi poteva aiutare, però poi ci saranno tante altre piste dove proverò tanta difficoltà, e questo è il succo della questione. Come i limiti sono questi, quindi mi devo porto pazienza. Questo è insomma quello che passa al convento. Molto bene, molto bene. Allora, grazie, caro Emis. Rimani, facciamo magari saluti poi alla fine delle interviste. A questo punto passiamo al buon Black Biagio. C'è? Biagio? Biagio non c'è. Non c'è. Biagio non c'è. E allora a questo punto passiamo al... Dove sei, Paolo? Dove sei? Gira la telecamera. Gira la telecamera. Ok. Ciao Paolone, il buon Naspaz. Tutti. Allora, raccontaci. Allora, io ho visto un po' di statistiche, nel senso, sono 16 punti. Cominciamo però... Ora, no. Sono 15 gare completate, quindi sono state 17 in totale, con questa sono una in più, quindi 16 su 17, è tutto rispetto, io non ce l'ho fatta, te lo dico già, a portarla a termine così tante volte. Beh, io risparmiavo sul passo gara, così spendevo meno energie e ne ho fatte di più gare. No, vabbè, dai, come è andata la stagione, Paolone? Rugio, quindi un compagno di squadra, il ritorno in Ferrari. Sì, bello. Poi anche ho trovato un'altra, per l'ennesima volta, un altro ottimo compagno di viaggio, Rugio. Simone, ragazzo eccezionale, simpatico, bravo. Insomma, sono contento anche ma anche questa è un'occasione per conoscere meglio le persone.
stato fortunato anche quest'anno come lo fui con te, insomma, questa è anche una parte bella del film. Per la gara di stasera, brevemente, dopo poche curve anch'io ho finito la mia gara, non ho capito che è successo con Black Biagio e Alex, praticamente mi sono trovato in mezzo a loro due che all'uscita dal tornante, praticamente uno da un lato e uno dall'altro, avevo tutti i sidepod, ho fatto un po' di casini perché la macchina poi non la controllavo bene, boh, chiusa qua la gara, vabbè, è andata poi come è andata. La stagione è stata divertente, come al solito le prestazioni, chiaramente non posso essere contento delle prestazioni, però diciamo che corro da poco, va, con un po' di esperienza conto di migliorare. È solo l'inizio. La stagione è stata bellissima. Mi sono divertito, anche io faccio i complimenti al campione, a Cree, penso come tanti spettatori mi sono appassionato anch'io della lotta che c'è stata al vertice fra Ruggio e Emis, insomma un bel campionato anche dietro le retrovie, gli storici, insomma sempre un piacere e super complimenti a Robby, perché io non ero presente nelle sue fantomatiche, nella sua fantomatica passata Paul Vittoria, però questi ultimi due anni e quest'anno davvero è stato bravo e sono felice perché un po' mi sento un suo compagno di viaggio. È vero, grande Paolo, grazie. E brava, Cima. E poi chiaramente sono felice che stasera c'è pure Gil, che ci ha dovuto mollare a metà campionato, ma sono felicissimo che c'è anche lui. Sono contento anche, dico per l'ennesima volta benvenuto ai nuovi del gruppo, oltre a Ruggio, a tutti i nuovi, è sempre un piacere, Tex, Tartaruga, mi chiedo scusa se ne dimentico qualcuno, e poi mollo tutto, finisco, insomma riesco a essere insomma breve come al solito. Volevo ringraziare chiaramente tutti quanti dello staff del FIT, dal presidente Andre a Bendy a Mark, però non posso evitare di fare una menzione speciale per i miei adorati Long e Raffaele Hiroshi. E poi l'ultima cosa carina, sono felice che è ritornato Mornon, mi sa che ho fatto una fesseria, gli ho rovinato la gara, dunque bel benvenuto. Poi non so se l'avete visto, lo dico io, ma qualifica con Ruggio abbiamo provato, cioè questa l'ho fatta clamorosa, se la registro da pubblico, abbiamo provato a dargli scia, solo che io anziché mettermi a destra ho deciso di mettermi a sinistra, mi sono attaccato ai freni, sono andato lungo sul cordolo e l'ho fatto girare, mi ha dato 5 posizioni e lui ha fatto il giro, clamorosa, è stato quasi divertente. Stacco qua, vi saluto e rimango in linea perché voglio ascoltarvi tutti. Molto bene, molto bene, grazie Paolo. Andre, domande per il buon Naspaz? No, volevo chiedere se in Ferrari qualcuno si è fatto sentire per il rinnovo del contratto, se Fossera gli ha proposto qualcosa, oppure mi sa che cambierà scuderia l'anno prossimo. No, io mi sa che, poi tu sai che io in Ferrari adesso c'ho il mio amico Leclerc là dentro, che magari mi dà spazio lui, mi raccomando. A parte scherzi, al di là della macchina, Ruggio, se il prossimo anno parteciperà al campionato e se a lui farà piacere, sì, anche io sarei felice della conferma, ma per il resto davvero penso che alla fine il campionato può essere sempre bello, insomma. No, a parte gli scherzi, io volevo ringraziare anche i piloti, a parte i nuovi, cioè, però dei piloti, diciamo, che ormai noi li chiamiamo le colonne portanti, comunque piloti come appunto Robby, Paolo... lo stesso ormai Emanuele, che con tanti anni hanno sempre la stessa professionalità, che finiscono sempre... non li chiami piloti ma colonne portanti per le prestazioni? No, perché prendono per mano il gruppo, prendono per mano il gruppo a livello, diciamo, di partecipazione, no, lo tengono unito, lo stesso Alessandro, chiaramente Alex pilotino, cioè piloti che anche se la gara finisce male, magari, no? L'importante è comunque alla fine anche divertirsi, hanno quel, diciamo, spirito che è uno spirito che poi unisce la categoria e permette poi al campionato di andare avanti, ecco, quindi questa però, è una cosa molto positiva. Andre, io non l'ho mai visto così mogio Alex nelle interviste di fine anno. Gli mancherà Fabio Max, penso. Ah, non so, gli manca solo un cuscino più che Fabio Max, perché mi sembra che... In verità mi manca Robby, perché quest'anno
Era proprio di un'altra spanna, Ma veramente. Sentivo un po' orfano del mio compagno. Io gli farei qualche verifica, perché non è normale che... È vero, concordo. Ce ne siamo accorti. Apriremo un fascicolo. C'è qualcosa che antidoping a Robby per essere sicuri. Sì, cioè, guarda, ma... là, lo vedo troppo bello pimpante dopo una Sono sudatissimo, Alex. Guardate che Alex, lo volevo dire pubblicamente, io dicendo, non ha avuto polemiche, c'è anche l'altra chiave di lettura, perché nelle ultime 5 gare non è venuto in parti, forse perché aveva raggiunto livelli di incazzamento ancora più alti, comunque manco in parti è venuto. Cioè. È vero. Indagheremo comunque. Indagheremo. Mi sentite comunque? Sì. Ok. Poi magari tanto Robby è il terzultimo, quindi ci sarà tempo per fare analisi e tutto quanto. Comunque vedremo. Allora, andiamo avanti. Grazie Paolone. È sempre bello sentirti. Passiamo al buon... no, Mornon c'è? No, Mornon Mauro non c'era perché non aveva gli elettorali. Ok. Quindi passiamo avanti. Arriviamo a Ezio. Ezio, arrivavi da, diciamo, vincente col buon Gallians, che non si sente purtroppo, quindi forse è troppo, diciamo, troppo emozionato di risentirti, però diciamo arrivavi da vincitore del titolo costruttori questa stagione, comunque un compagno di tutto Riviero come Upi. La tua stagione com'è stata? Allora, giustamente come dici tu, venivo da una bella stagione fatta con Alessandro e Kaiser, Matt e roba varia, molto più allenamento di sicuro e come dire, è stato molto più avvincente tra virgolette, perché c'è stato molto più accanimento nel giocare, nel preparare le gare. Invece quest'anno c'è stato un po' di tempo in meno per allenarsi. E purtroppo con Upip, un ottimo compagno, ci mancherebbe altro, però poco presente negli allenamenti dovuto al lavoro e ai turni che fa il mio nostro team principal, è venuto tranne magari un paio di volte, poi non si è fatto più sentire, almeno per come dire, per un consiglio, per come affrontare, vista la mia poca esperienza, diciamo di gioco sulla PlayStation. Però diciamo che tutto sommato, da dove sono arrivato e dove sono adesso, mi sento già abbastanza soddisfatto, magari correndo da un anno e mezzo, quando è senza nessun aiuto, bene o male me la sono cavicchiata, dai, non mi posso lamentare. C'è il bicchiere non mezzo pieno, ma è proprio vuoto per quest'anno sicuramente. Però vediamo se ci possiamo rifare il prossimo anno, sperando di trovare qualche aiuto per farmi migliorare, perché io adesso sono a un punto, diciamo, morto, non riesco ad andare più avanti, perché non so che cosa devo cambiare nel mio modo di guidare. Per il resto, diciamo, bella, come dire, una bella esperienza, conoscendo tutti quanti voi, anche magari virtualmente. Stasera vedo un po' il viso un po' di tutti, è una bella esperienza anche questo, magari conoscere persone, chiacchierare tanto in tanto, magari dopo gara, scambiare qualche battuta, e anche a volte qualche, come dire, qualche polemica, no? Magari su alcuni comportamenti, però tutto sommato è bello, una bella esperienza. Per me almeno è una bella esperienza. Poi giustamente i risultati non ci sono, non sono arrivati, confronto allo scorso anno che è stato molto più, diciamo, più bello. Dai, quest'anno un pochettino in sordina, ripeto, tra me che ho giocato 600 ore in meno confronto al 2022, se non 700, e diciamo che
mi posso ritenere, ripeto, contento, dai. Per la gara di stasera, diciamo che c'è stato qualche problema, non lo so, di lag, di problemi con la connessione, perché gli ultimi 12-13 giri l'ho fatto senza audio della macchina, sono andato così a sentimento. E, diciamo, qualifica non brutta, da fare schifo, non so che cazzo mi è preso, potevo fare di meglio, ieri sera ho fatto di meglio, però va bene così, dai. Poi ho fatto passare un po' tutti, perché non avendo l'audio è inutile, come dire, rovinare la gara agli altri, magari che potevano fare meglio, dai, è inutile, non c'è, non ha senso non sentire il motore, le marce, quindi un po' ho alzato il piede e ho finito la gara, quei 10-12 giri, quanto sono stati. Il resto ringrazio tutti voi, mi stavo dimenticando la cosa più importante, ringrazio tutti voi che ci avete dato e ci date la possibilità di passare questo oretta e mezza, e mettete tanto vostro tempo nel fare le classifiche, i reclami, le lobby, tutto quello che concerne, diciamo, il mondo virtuale della Formula 1 che noi andiamo, diciamo, ad affrontare ogni venerdì. Quindi ringrazio vivamente gli organizzatori e tutti i piloti che ci siamo magari divertiti, chi più, chi meno. Ripeto, una bella esperienza. Molto bene, allora intanto farei un breve stacco, nel senso, dalla chat il buon Marco Luconi, caro Andre, chiede, fa un po' il furbo, te lo dico già, premettiamo questo, no, dicendo... Aspetta, non dimmi che fa la solita domanda... Dicendo, la prossima stagione, Andrea, lo vedremo in vesti di pilota questa intervista. Ma magari. Ma dai, dopo questo exploit di Robby, mi quasi quasi c'ho l'acquolina in bocca. Vorrei pulverizzare il suo record già nel Gran Premio del Bahrain del 2024. Ora vediamo. Ti aspettiamo, Andrea. Okay. E poi una cosa un pochettino più seria, il buon Gallians chiede per Ezio quando ci sarà il primo podio, quando gli regalerà il primo podio. Quando mi darà una mano come si è fatto l'anno scorso, passando un po' di tempo, anche se magari loro, Alessandro, magari manda a volte degli inviti, magari apre qualche lobby, però io magari facendo un altro campionato magari mi ritrovo che provo un'altra pista con altri compagni e quindi magari non entro. Però ringrazio anche pubblicamente Alessandro, perché in alcune occasioni mi ha dato una grande mano e dei consigli quando gli ho chiesto dei consigli. Io, come dire, non speravo di fare che cosa, però arrivare molto più avanti ci avevo sperato quest'anno, però ripeto, purtroppo sono state delle cose che tra, ripeto, il mio tempo in meno e il tempo di allenamento con persone più brave nel dare consigli, che cosa modificare agli assetti, cose che si faceva, ripeto, con Alessandro e Kaisermat l'anno scorso. Quest'anno mi è mancato tantissimo, quindi è normale che ho fatto non un passo indietro, ma almeno 5 passi indietro. Però ripeto, che non so più come fare se non c'è qualcuno che mi dà delle dritte. Speriamo presto, Alessandro, speriamo presto. Tanto non so se i più attenti hanno notato che c'è anche da mettere all'interno delle scelte di chi ha guidato al posto di Roby, ovvero il cane di Roby, era lì. No, è lui il pilota, è lui. Io voterei per quella opzione. Cioè, è lui, infatti è stanco poverino e quindi mi sa che è lui. Comunque, grazie Andrea, hai domande per il buon Ezio? No, penso che già in chat hanno già esaurito tutte le domande. Non sarei così severo, cioè comunque alla fine
ha fatto comunque un buon campionato, ecco, quindi da quel punto di vista non... Quando è, ne ho fatti ritiri, non mi ricordo, ritiri ne ho fatto. Allora, ritiri sì, se questa è la... Allora, prima di questa ne avevi completate 14, quindi diventano 15, due ovviamente due. Che mancano sono due non, gare non completate. No, va bene. Va bene, va benissimo. Benissimo, allora grazie Ezio, come ho detto gli altri puoi rimanere, tanto dopo faremo un po' di festina. Passiamo a una delle colonne portanti, anzi no, piloti, perché sennò il buon Paolo si arrabbia, piloti, il buon Alex Pilotino, buonasera allora. Buonasera Long. Grazie Alex. Allora Alex. La mia 43esima gara. Mamma mia. E si va sempre più dietro, niente, praticamente lottare contro il cane di Robby non è facile, è distrutto e niente, che dire di questa stagione, appena ho avuto il capitolo in mano ho avuto subito un buon feeling di guida, non supportato però dalle prestazioni, in quanto proprio non riuscivo a capire come andare forte, ma questi sono un po' di anni che mi succede. E però con il buon Max, diciamo una prima parte di stagione non male, dove ho raccolto dei punti, qualche rammarico per qualche gara girata storta, ma tutto sommato era una metà campionato abbastanza discreta. Poi con diciamo che col ritiro del mio compagno di squadra è passato via, come dire, un po' di mordente, perché alla fine lui era un grosso stimolo nell'affrontare le gare, e quindi diciamo che non dico che ho tirato i remi in barca, però voglio dire, già il livello era quello che era, ho affrontato appunto sempre le gare con uno spirito di divertimento. Voglio ringraziare pubblicamente Patrick, che nonostante il ritiro di Max si è prestato fino alla fine da farmi da ingegnere, passarmi dei setup, darmi dei consigli preziosi, e non era scontato, dato che comunque fare ingegnere a una pippa come me dato di partecipare facile. E niente, continuerò sicuramente col fit, perché questa è casa mia, sono contento che almeno, dato che le prestazioni non ci sono, almeno serviamo io, Paolo e questi qua, serviamo come diceva Andre a fare da collante per questa categoria, che è come sempre una fucina di grandi piloti. Colgo l'occasione per fare i complimenti a Crick, che veramente era di un'altra categoria quest'anno, ma sempre succede che la Prime sforna dei piloti velocissimi, e sono vicino a Paolo, Ezio e questi qua che ci siamo purtroppo sempre nelle retrovie dei punti. Forse l'unica cosa che magari la classifica come l'anno scorso, che dava i punti anche fino al dodicesimo, dava un po' di pepe in più a noi piloti nelle retrovie, ma magari questo ne parleremo nel questionario, per se è possibile ripristinarla. Mi dispiace per Ema, che come al solito fa sempre, è veloce ma fa sempre le bidonate, e quindi capitolo che va, ma le abitudini sono sempre le stesse, ma va bene così, dai, sempre come sempre. E niente, faccio ancora i complimenti a Robby, che a parte gli scherzi veramente quest'anno ha fatto un salto, già l'anno scorso aveva fatto intravedere che stava migliorando, ma quest'anno si è tolto veramente delle belle soddisfazioni, sono contento per lui. Vedo un Max come un fiore, bello, fresco, tonico e magari pronto per la prossima stagione. Un ringraziamento a tutti, a te Andre in primis, ma a tutti quelli che si dedicano alla nostra categoria, al forum,
E niente, un abbraccio a tutti quanti, spero di vedervi l'anno prossimo e lascio la parola al buon Tex che mi ha finito davanti. Allora, prima in realtà c'è una domanda dal buon Gallians che chiede se avete risentito dell'addio di Gunther Steiner in AS. È stata una grande mancanza, sì. Era proprio quello che ci passava gli assetti buoni, ma purtroppo i migliori. Gunther Robby Steiner si chiamava esattamente. Steiner! Andre, curiosità? No, io volevo chiedere, lui ha finito il 10° campionato qui su Fit. Qual è quello, diciamo, che ti è rimasto? Non è una domanda facile, perché qua parliamo di FM 2014 in poi, wow. Quindi veramente... Allora, Andre, sicuramente i primi campionati, perché 2014 ho vinto il campionato piloti con Fleming. 2015, sì. 2015 ho ancora conservato le chat delle gare, ero tra i papabili nella pre-season, andavo veramente forte e potevo giocarmi addirittura la sport, e quindi sì. Pensa un po' il livello come è aumentato in questi anni, perché io faccio lo stesso. E quindi sì, diciamo che i primi anni sono che dove ci ho messo più impegno e dedicavo più tempo, però ogni anno per me è sempre una gioia, perché al di là della prestazione è sempre un piacere trascorrere questi appuntamenti con voi, con tutti quanti voi. Mi spiace solo delle ultime 5 gare in cui non ho partecipato ai vostri gara, ma veramente non avevo nulla da dire, dato che non c'erano stati contatti, avevo delle prestazioni non proprio esaltanti, quindi per questo sono mancato, è una mia pecca. Però ripeto, ormai con il mio approccio anche in questi campionati in cui, diciamo, sono sempre nelle retrovie, mi piacciono sempre, altrimenti avrei già abbandonato. Ma prenderla con questo spirito mi permette di stare sempre carico per la prossima stagione e non annoiarmi, che è la cosa più importante. Sì, sì. Molto bene, grazie Alex, grazie anche, penso che questo possa essere anche, queste ultime due frasi possono essere anche da monito per tanti altri piloti che magari, ecco, sì, ovviamente la competitività la fa da padrone, perché è vero che non ci giochiamo niente, però alla fine comunque essere competitivi sicuramente può far piacere, ma anche prenderla così, anche semplicemente per svagarsi una sera è assolutamente qualcosa che può aiutare. E quindi grazie per la 10ª stagione e direi di passare avanti, magari ci sentiamo dopo per i saluti finali e passiamo al buon Tex. A questo punto, primo anno per lui e diciamo un'ultima gara che purtroppo stavi veramente portando a termine molto bene, ma c'è stata una disconnessione, però la strategia anche diversificata ti stava portando un buon risultato. Com'è stato il primo approccio col FIT, la tua prima stagione all'interno di una Prime League comunque abbastanza competitiva? Beh, prima di tutto, scusate se ho un po' la voce giù, ma sono un po' carente di energia. Diciamo che è stata un'ottima palestra per farsi gli ossicini. Ovviamente finire a punti era, insomma, l'obiettivo iniziale, almeno nei primi 10. Poi, insomma, battagliare con i tre moschettieri, come li chiamo io, è sempre una buona motivazione per andare avanti con le gare, insomma. Farsi dei piccoli obiettivi durante il campionato ti dà stimoli per andare avanti. Robby ha fatto veramente una stagione... Era nei miei obiettivi stare dietro a Robby, appunto, ai tre moschettieri, e Robby mi è scappato via, cioè, dopo tutti ci stiamo chiedendo qualcosa di meta.
è qualcosa di metafisico, cioè qualcosa di punto, cioè. È come se domani vincesse la Ferrari, non vuoi fare esatto. qualche test, cioè. Ma è di buon auspicio, dai, speriamo. E quindi no, diciamo che le ho completate tutte le gare a parte in Austria, dove in Aspaz abbiamo avuto un incontro ravvicinato del terzo tipo, però insomma, le gare offrono anche questo, se no per il resto sicuramente devo migliorare in cattiveria, ecco, essere più cattivo, un po' come oggi ho fatto una bella partenza, infatti ho guadagnato forse una posizione, di solito le guadagno durante la gara, invece sto giro l'avevo guadagnate forse una anche dopo la prima curva, perché c'era Mormon davanti a me che non ha fatto, cioè mi sa che non è neanche partito, l'ho proprio passato via di slancio, però perché ha derapato verso il muro, lui com'è? Ha derapato molto verso il muro, l'ho visto rientrare. Mi hanno perso un po' il controllo in partenza. Esatto. Sì, infatti te eri proprio davanti a me, quindi... Io ero dietro di te alla partenza. Ah, ok, sì, perché avevo passato via e poi mi hai affiancato la curva dopo, giusto? Sì, esatto, sì. Okay, ok. Questa affermazione Andre ha tolto la webcam, io ve lo voglio dire, ma... è sparito Andre, non si sa più dove sia finito. Incredibile. Vabbè, domande per Tex. Allora, Andre ovviamente non c'è in questo momento, lo ritroveremo. Comunque, io a livello di telecronaca avevo fatto un grande apprezzamento sulla tua gara. Sei sempre stato molto molto distante dai guai, quindi alla fine ti portavano là davanti. Andre, domande per Tex? Sì, un po' mi ricollega a quello che hai detto, che la sua caratteristica principale penso che sia la costanza al momento, perché comunque lui in gara tende sempre a rimanere piuttosto, come dire, a parte la tattica dell'avvoltoio che vabbè è entrata nella... fa parte, diciamo, delle sue tecniche, diciamo, di tentativo di recuperare posizioni gufando e cercando di gufare i piloti davanti a lui, ma no, però, a parte questo... No, c'è una distinzione fra il gufo e l'avvoltoio. Ah, il gufo porta malaugurio e così. L'avvoltoio approfitta delle... previsioni del gufo, hai ragione. E si ciba delle macerie metaforiche di chi è in pista. Insomma. Esatto, se quindi... diciamo che il sei lì, aspetti la preda sostanzialmente. Esatto. Il Naspaz che è vicino a te, che magari fa qualche errore, e lo azzanni. Insomma, come gli avvoltoi, li ronzo sopra dall'alto e appena fa un errore, tracchi a te. Esatto. No, a parte gli scherzi, quindi sicuramente il passo gara, secondo me, lui forse paga un po' in qualifica e poi magari un po' di, ecco, sì, maggiore decisione anche nei duelli, che non vuol dire essere aggressivo, però magari alcune volte essere un pochettino più deciso, forse vabbè anche il primo anno, magari l'anno prossimo sarà diverso, ecco, però forse queste sono le cose un po' da migliorare, però tutto sommato il passo gara secondo me alla fine era abbastanza buono, ecco, considerando il livello della categoria. La Praia quest'anno, cioè dall'anno scorso che ero entrato, ha fatto un bel salto in avanti, cioè. Sì. Allora, bene, grazie Tex, rinnovo anche a te, se vuoi rimanere nessun problema, poi facciamo i saluti finali. Passiamo a una wildcard che poi è diventato pilota ufficiale, ovvero il Rosso. Diciamo, ecco, ti sei presentato forse una buona base per ripartire l'anno prossimo, magari da pilota ufficiale, pilota, diciamo, a tempo indeterminato. Qualche gara, ecco, che... sei rimasto lì comunque nel gruppo di metà classifica, questo può sicuramente aiutare. Buonasera a tutti,
E innanzitutto vi ringrazio uno ad uno per, diciamo, aver formato un gruppo solido, compatto e niente, sì, sono entrato, diciamo, poco dopo la metà della stagione. Ho fatto 7 gare, diciamo che non volevo nemmeno, diciamo, partecipare a nessun campionato, perché sono un paio di mesi che ho tolto tutti gli aiuti e ho giocato un po' offline, e poi ho deciso, perché no, prova ad entrare in fit, e l'avevo presa per gioco. Quindi, appena sono entrato, non avrei immaginato di fare, diciamo, tra virgolette, tutti questi punti. Sei stato molto bravo. E ti ringrazio, Alex. E niente, sì, mi sono divertito e, ripeto, non mi aspettavo questo, tra virgolette, salto in avanti, perché comunque, considerando che giocavo da poco senza aiuti, ho detto vabbè, ci provo, vedo com'è la situazione, poi l'anno prossimo, diciamo, volevo entrare a tutti gli effetti. Poi comunque ci ho messo impegno, costanza, mi sono divertito e sono contento, dai. Sono felice di questi risultati. Andre? Beh, possiamo fare una domanda riguardo il discorso degli aiuti, ecco, magari anche per lui come per altri, penso che togliere gli aiuti all'inizio può sembrare un po' un problema, poi man mano in realtà va più forte. Sì, quest'anno comunque era, diciamo, un po' più facile togliere gli aiuti, e il gioco, diciamo, con la fisica mi ha aiutato molto. Poi comunque a me è sempre stato un mio pallino togliere gli aiuti, e questa volta ho fatto sul serio, ci ho messo impegno ed eccomi qua. Infatti ringrazio lo staff, Long, Hiroshi, Andrea, per avermi accettato, per aver commentato le live, per farci passare un'ora, un paio di ore così di svago, senza pensieri, per divertirci, dai, tutti quanti. Grazie. Grazie a te, ovviamente, speriamo di rivederci l'anno prossimo. E... Sicuramente ci sarò. Molto bene, molto bene. Io direi a questo punto di andare avanti, passiamo a Upip. Non te la prendere, io pensavo che quest'anno facessi qualcosa in più. Ve l'ho detto all'inizio dell'anno e non me lo sono tolto dalla testa questa mia idea, perché l'anno scorso ti avevo visto molto molto bene, contando il fatto che Formula 1 22 era un gioco molto più difficile anche a livello di trazione, e quest'anno Codemaster e EA hanno puntato alla standardizzazione un po' della trazione. Ho detto magari, sai, un pochettino di più lo rivediamo, e invece ti mancava sempre quel ciccinino che ti permetteva magari di fare qualcosa in più. Sì, effettivamente sì, mi manca l'ultimo stint, ovvero la velocità, però sono contento per la mia costanza, ciò che negli altri anni non avevo, ciò può anche confermarlo, mi ritiravo a parecchie gare, invece quest'anno ho puntato più alla costanza e pensato anche alla velocità in pista. Comunque, alla fine di tutto, sono contento di come è andata il campionato. Abbastanza contento. Obiettivi per l'anno prossimo? Obiettivi: trovare la velocità che mi manca. Voglio allenarmi di più, perché anche quest'anno è stato questo il problema, che mi sono allenato veramente poco per le gare. Purtroppo per lavoro, che ho cambiato lavoro, e dall'anno prossimo mi dedico molto di più all'allenamento e alla velocità. Voglio il podio. Andre? Ma possiamo chiedere qual è il pilota Crick, a parte perché è fuori categoria, che lo ha maggiormente, magari l'ho sorpreso nell'arco chiaramente di tutto il campionato, non di una gara,
rispetto alla Prime dell'anno scorso, visto che lui ha corso già l'anno scorso. Il pilota che mi ha sorpreso, Ruggio. Non necessariamente Ruggio come velocità, ma anche come correttezza, come a 360 gradi, ecco, quindi... Come correttezza, la verità, ho visto tutti abbastanza corretti quest'anno. Sì, contatti ce ne sono stati, però da chi non mi aspettavo era Ruggio, la verità. Perché l'anno scorso mi pare che lui entrò nelle ultime gare, credo, se non ricordo male, e non era così veloce. Emis, River, me l'aspettavo che erano così veloci. Però Ruggio no. Ruggio non lo mettevo nelle prime posizioni. Ok. Ma hai specificato non solo per una gara, per un motivo? Oppure c'è, era no, un qualcosa? Magari, no, magari sai, in una gara ci può essere exploit, parlo in generale. Cioè, ogni riferimento è puramente casuale, vuol dire. Poi... molto bene, grazie Upip, allora ci risentiamo magari più tardi. Allora passiamo a Ruggio, appunto, l'exploit di Upip, lo ha appena detto. Allora, è vero, prima stagione da ufficiale, diciamo vice campione della Prime League, non ti è bastato fargli staccare il volante a Crick? Ciao a tutti, faccio complimenti innanzitutto a tutti i piloti, a tutti i piloti della Prime. E niente, sono partito in sordina e poi piano piano, diciamo, mi sono preso diverse soddisfazioni, vittorie, delle belle lotte, mi sono divertito tantissimo. Forse ancora devo migliorare negli errori in gara, perché ne commetto ancora troppi. Magari qualche punticino più ci potrebbe essere stato, magari no per lottare con Cree, però ancora troppi errori. Ringrazio Upip per i complimenti del miglioramento rispetto all'anno scorso. E mi sono divertito, è stato innanzitutto il mio primo campionato iniziato e concluso, perché io non gioco da tanto. E mi trovo benissimo in questo gruppo del FIT, faccio complimenti a tutti gli organizzatori, a tutti quelli che, ai telecronisti, al buon Long, come dice sempre lui in telecronaca. E un altro anno risarò sicuramente presente in Prime, e come diceva prima Paolo, è già ufficialmente il mio compagno senza problemi anche per la prossima stagione. Mi sono trovato benissimo con lui e niente, tutto qua. Il consiglio... Non potete tutti andare in Prime l'anno prossimo. Eccolo lì. Eccolo lì. Si prenotano tutti per la Prime. Che facciamo? Le prenotazioni? Cioè... Ma io in Prime, di là sono troppo... Di là non mi diverto. Se tu c'è i fenomeni, ogni tanto le guardo le gare. No, dai, Prime, scendo anch'io dalla Pro. Scendo anch'io dalla Pro, scendo in Prime. Vieni anche te. Vabbè. Vabbè, no, un consiglio, allora, ovviamente il prossimo anno Alpine, perché per rispettare le tradizioni, se il primo anno con la Ferrari e lo fai con Paolone, e il secondo lo fai in Alpine, che è la vecchia Renault, quindi sostanzialmente questo, tienitela già. Sto francesi volendo, tanto volendo un'altra scuderia. Io, il mio è un consiglio, poi fai a livello di non mi piace neanche a me l'Alpine di quest'anno, però teoricamente le tradizioni sono queste, però va bene. No, vabbè, ci sono col mio compagno di squadra. Benissimo. Sì, confermo quello che hai detto tu, cioè, a parte il fatto che 250 punti, 251 se non mi sbaglio, più quelli di questa sera, per un rookie è tanta roba, cioè alla fine non tanti hanno fatto questo, per carità, togliendo Crick, poi vabbè, a parte l'Uni che aveva vinto nel 2019 la Prime, cioè, se vuoi vedere, tanti rookie non è che hanno fatto questa
questa stagione come hai fatto tu, quindi è una buona base di partenza per partire poi l'anno prossimo magari anche da favorito, ecco, quindi c'è da vedere. Poi ovviamente l'ultima parola aspetta Andre, perché se ti ha già detto che non vi potete prenotare tutti per la Prime, prenditi già il lunedì. Anche perché poi il grande favorito della Prime, cioè Robby, bisogna fare i conti con lui. Vero. Esatto. Si sente male. Sì, si sente male. Si sente male. Vabbè, no, io voglio dire una cosa, poi passiamo avanti. Ma, la prossima volta non farlo secondo, Robby. Sei praticamente bersagliato da tutti. Esatto. Ultimo. No, ma sai perché anche? Perché lo vedo un po' assonnato. Una volta che arriva secondo, deve aspettare 3 ore. Oh, ti giuro che prima della partenza ho detto, ma io qui oggi mi addormento. Non sarebbe la prima volta, meno male che non l'avevo in Messico. Hai fatto di rettilini lunghi, ragazzi. Cioè, per Robby, guardate che. Cioè... Avevo perso. Sì, mi ha tenuto sveglio Ruggio, Upip, gente lì, non mi hanno fatto dormire. Molto bene. Robby, andavi fortissimo, complimenti, veramente. Guarda. Grazie, Ruggio. Non so perché, però, non chiedermi perché. Guarda, comunque... peccato, l'ho sbinnata perché forse lì sull'ultimo DRS ti avrei passato perché ero uscito benissimo, però poi l'ho sbinnata, mannaggia a me. Però avevo tanto ERS, mi ero tenuto il 40% di ERS. No, allora ce l'avevi parecchio più di me. Sì, sarebbe stata dura, sarebbe stata dura. Forse sì, però sai, può darsi, se uscivi bene, ci sta. Bene, prende la melatonina. Peccato Paolo che con quell'errore ci abbiamo perso il secondo posto dei costruttori. Non avevo fatto conti, sennò non forzavo di un punto. Sì, non mi ricordavo i punti, sennò magari mi sarei messo calmo dietro Robby, che era era perso comunque di un punto. No, se arrivavo davanti a Tartaruga no, Era arrivata la grafica in sovraimpressione sempre e con il calcolo in quel momento eravate comunque dietro di un punto. Sì. Dimostra sì. Ancora di più la tua categoria e la Prime. Siamo la Prime a 30 piloti. batterie 10 gare una, 10 gare l'altra batteria, poi si fa la finale. Comunque, guardiamo l'età di noi partecipanti, siamo belli grandicelli noi della Prime, a parte qualcuno, ma siamo tutti grandicelli, siamo. Mamma mia. io so 43 io 52 tra poco, ti ho detto tutto. Il buon Max che va in calma, cosa volete? Max campione del mondo, eh? Max il prossimo anno ritorni il prossimo anno? Ma guarda, io spero proprio di sì, anche perché quest'anno si è concluso ingloriosamente, ma per una serie di cose che sono successe, non sto qui a tagliarvi. Ma in sostanza la seconda parte di stagione, che era quella dove avrei dovuto solo divertirmi, perché i risultati, come vedete, due podi li avevo fatti, una pole position l'avevo fatta, poi dovevo solo divertirmi, purtroppo è andata così, quindi c'è qualcosa che dovrò smaltire, spero proprio di esserci. Tu devi capire che sei la speranza mia, di Paolo e di Alex, è il nostro faro. Prima che questa stanza vada a deragliare... Continuiamo, poi arriviamo dopo. Andrea, che dice? Andiamo, grazie a Simone, andiamo da Tartaruga. Tartaruga. Ciao, allora, abbiamo concluso con un podio. Vittoria del campionato costruttori, una bella bagarre nel finale. Vuoi chiedere qualcosa di più? Beh, sicuramente l'anno prossimo bisogna vedere sempre cosa decidono dalle alte sfere del FIT. Però un buon punto di partenza per l'anno prossimo. Sì, non mi posso lamentare per come è andata la stagione. Devo trovare un po' più di costanza e magari un po' più di concentrazione in gara. Perché faccio altri campionati dove uso la traiettoria ed è più semplice.
E qua devo guidare senza traiettoria e... Devi togliere la traiettoria. Lo so, però è così. È e comoda. Sì, esatto, è comoda e il, ti, diciamo, ti... Non so come spiegarlo, devi concentrarti molto di meno rispetto a fare una gara intera senza traiettoria. Perché comunque ti dice i punti frenata, non devi sempre stare là a guardare i punti staccata o se ti buttano giù i cartelli dove frenare e quant'altro. Però, guarda, il consiglio è presto detto, non utilizzare i cartelli come punti di riferimento perché... No, è un disastro. Magari prenditi, non lo so, delle ombre oppure qualche riferimento nei cartelli pubblicitari, ma nei cartelli lascia perdere perché se no non ce li ritrovi più. All'inizio ricordo, però ad esempio ti faccio un esempio semplice. L'ultima gara che abbiamo fatto qua ad Abu Dhabi, se buttavano giù il cartello dei 100 metri... Dopo il primo DRS ero morto perché non avevo il punto di staccata. Perché meno male, venne un po' prima e dopo imposti la curva. Se buttavano giù quello era la fine. Però sì. L'hanno buttato giù. Fortunatamente no. Allora, Andre, domande? Stefano, penso che sia il pilota che ha migliorato di più quest'anno a livello generale, diciamo. Rispetto alla passata stagione, l'ha portando un po' i punti. Ora non mi ricordo l'anno scorso quanti punti ha fatto. Vero, quest'anno scorso aveva fatto vedere delle cose che ce l'aveva la velocità, però faceva tanti errori. Quest'anno ha fatto tanti meno errori e ha portato delle belle soddisfazioni. Vero, magari vero. Nella parte centrale ha dato il meglio, poteva chiudere un po' più. Ha fatto mico la gara, ad esempio, di Imola, molto bella. Tante gare veramente di alto livello, ecco, soprattutto nella fase, diciamo, di metà stagione. Rispetto all'anno scorso, sicuramente il pilota che mi ha più a livello velocistico mi ha colpito di più, ecco. Due podi li ha centrati, un accesso alle final li ha centrati, perché con stasera è anche quello comunque ufficiale che hai preso la quinta posizione e difesa su UPIP, quindi... Sicuramente il miglioramento c'è stato. Io poi, altro consiglio per tutti quanti, io dico sempre che gli aiuti sono come le rotelle delle biciclette, no? Li togli una volta, poi dopo un po' non li vuoi più rimettere, perché è sempre meglio essere drastici, secondo me, su queste cose qua, poi pian piano l'abitudine la prendi. È ovvio che comunque se fai altri campionati uno non ti dice di non fare. No, certo. Io non sono un pilota, io ancora da anni, però credo che fare campionati diversi, uno con aiuti, uno senza, non è il massimo, ecco, indipendentemente dal fatto di Stefano. Perché credo che una volta che uno li toglie, poi ci guadagna soltanto, ecco, nel senso che poi alla fine io mi ricordo che a me davano fastidio a un certo punto le strisce là con i colori che si alternavano, verde, rossi, gialli, non riuscivo. E una volta che ti abitui, poi alla fine vai più forte perché poi acquisisci un tuo stile di guida, ecco. Però vabbè, è chiaramente poco alla volta, ecco. Sì, no, diciamo, sai cosa, che se avessi solo questo campionato e prepareresti la gara, secondo me avresti tutta la settimana per prepararla. Se invece hai uno o due giorni per prepararla, hai molto meno tempo per imparare i punti di staccata e quant'altro. Dopo so che ho io con la traiettoria è che magari in uscita di curva spingo molto di più perché so quanto porto l'osso, invece lo senza traiettoria posso dar gas e magari finisco fuori traiettoria, esco di pista, mi prendo un avvertimento per il cavolo, ecco, quindi quello mi rallenta abbastanza. Poi anche la gara di stasera ho fatto parecchi errori, nel senso che magari o frenavo troppo presto o frenavo troppo tardi, non avevo una costanza di guida. Dopo anche l'errore iniziale mi ha un po' scombussolato e quindi sono dovuto ripartire dal fondo e recuperare.
e bruciare le gomme. Beh, beh, sì, sicuramente quello a livello, cioè, te lo dice uno che non è che prova tantissimo, per le 100, anzi, ho iniziato a allenarmi da due gare fa, sostanzialmente, quindi è tutto allenamento, poi quella cosa lì con l'allenamento assolutamente lo togli. Comunque per l'anno prossimo sicuramente, ecco, hai una buona base di partenza, perché hai fatto un miglioramento molto molto buono, molto marcato, e quindi sicuramente questo può aiutarti. E io ti ringrazio, il buon Ale Gallians è andato a dormire, penso, perché non lo sento più, però vabbè, vedremo cosa succederà con Gallians. Se vedrete la live della Premier League domani, 6 ore di live, probabilmente perché Gallians se l'è dimenticata accesa, però va bene così. Io non vedo Andre, e perché siamo arrivati al momento clou di questa intervista. Beh, ne convenite, non me ne vogliono tutti quanti, ma siamo arrivati al momento di Robby. Allora, hai fatto più viaggi di tutti in questa stagione, perché sei andato ovunque nel mondo, per poi dire, vabbè, arrivo ad Abu Dhabi e faccio il primo podio della stagione, chiudo la stagione bene e sono a posto. Come me la spieghi questa cosa? Allora, primo, non me la spiego. Primo. Secondo, hai detto proprio bene, perché per me è stata una stagione piuttosto altalenante, diciamo in generale positiva. Però, cioè, mi sono preso anche un po' di delusione, se penso anche a Singapore, piuttosto che... Monza avevo fatto una buona gara, ma poi è andata male. Però alcune gare dove pensavo di fare meglio, invece poi dopo non ero sufficientemente veloce. Oggi ero stupito perché non riuscivo a capire come mai avessi il passo di gente che non sono mai riuscito neanche ad avvicinare nel corso della stagione. Perché mi era successo qualcosa di simile a Suzuka, ma poi dopo nel post-gara avevo capito che qualcuno aveva avuto problemi al fondo, qualcuno aveva avuto problemi all'ala, per cui l'avevo giustificato così. Oggi non lo so. Quello che posso dire ad Alex, per dargli un attimo di speranza, è che quando si fa l'assetto raffinato sul tuo stile di guida, quello secondo me fa una differenza notevole nel non commettere errori e nell'avere un passo regolare. Ecco, diciamo che stasera sicuramente è stata una delle volte in cui ho raffinato di più l'assetto, ho avuto qualche ora nel pomeriggio e sono andato a regolare quelle piccole correzioni sulla base di come volevo che la macchina rispondesse. E quello fa sicuramente la differenza. Poi in telecronaca, no? Allora, io vedevo la traiettoria che facevi al curvone nuovo, dove c'era la triple chicane, la buttavi dentro con una cattiveria e faceva sprint. Bravo. Allora io ho detto, la sta guidando come una 2004, come una Formula 1 adesso 2004. Adesso ti dico, sì. Ma se tu guardi il mio giro di prova, non l'ho fatto così. Poi, sai nell'intermezzo che passa tra la schermata dei tempi, che ti fanno vedere ancora la pista dall'alto? Nel mio caso, le macchine pilotate dall'intelligenza artificiale erano proprio su quella curva lì e ho notato che la buttavano dentro, subito facevano i primi 50 metri molto stretti e poi allargavano progressivamente. Io invece entravo un po' più largo e poi chiudevo e ho detto, ma proverò a farla così. E devo dire che mi sono trovato bene, perché quella lì era una di quelle curve che non avevo ancora capito bene come fare. Vedendo, ma io ti dico, tra la qualifica e la gara, ho notato proprio le macchine, tra cui una era la mia Red Bull, che si vede stava finendo il giro, l'ho visto proprio puntare dentro, tenere stretto la corda i primi metri, poi allargare progressivamente. Ho detto, adesso la faccio così. Sì, e mi sono trovato bene. Facendo così l'hai provato su Alex, che ovviamente aveva gomma usurata eccetera, eccetera. Poi sì, l'ha fatto a Rugio e infatti era entrato largo lui, tu l'hai buttata subito dentro e hai fatto un gran sorpasso e da lì e poi
forse è nato il podio, perché è stato veramente un gran sorpasso. E il caro Andre, che io dissi, la sta guidando come un 2000, come la Formula 1 2004, che le dovevi buttare dentro le macchine. Sembrava Juan Pablo Montoya in alcuni. Siamo arrivati a Roby, siamo arrivati a Roby, te ne sei andato. No, la batteria mi ha mollato, è stato veramente un caso. Infatti ho dovuto... Cioè il power bank, che per stare con Robby ho dovuto, cioè mi sono preso il power bank. No, a parte gli scherzi, dopo Tartaruga, Roberto è il pilota che quest'anno si è migliorato di più, perché ora stavo andando, sono andato a prendere la Prime dell'anno scorso per curiosità. L'anno scorso Tartaruga fece 10 punti, quest'anno ne ha fatti, credo che è arrivato 113, sopra i 113 più i 15 di stasera, sono 128. E invece Robby, che ne ha fatti 47, quest'anno ha raddoppiato il punteggio, perché credo che chiuderà sugli 80. 18, quindi 81. 81, quindi sono wow. I piloti che si sono, diciamo, migliorati di più. Devo dire che oggi ho visto una macchina, oggi l'ho visto preciso nella guida. Si vedeva, però avevo la macchina bilanciata, sì. Ecco, il setup, sì. L'ero fatto su di me. Si vedeva, magari noi scherziamo, chiaramente con lui scherziamo, molte volte lo vediamo fare dei piccoli errori, perché si vede che complice anche, diciamo, la possibilità di non girare molto, la macchina va un po' per i fatti suoi. Oggi invece ho visto una macchina molto precisa, sì, setup. Esatto, sì, sì. Però io ti dico, ho avuto la possibilità di raffinarlo molto, questo mi ha sicuramente giovato, l'ho personalizzato, non mi sono basato su perché tu, quello è un compromesso, diciamo, si allena meglio, è chiaro. E poi se la macchina ti dà fiducia puoi anche spingere di più, per cui sai che va, quindi spingi. Ora tu sai qual è l'obiettivo, l'ultimo obiettivo rimasto prima di attaccare il casco. Una bella vittoria. Una vittoria e poi mi ritiro. Potevamo andare al muretto di Crick e dirgli dai basta, tanto dai vittoria. Infatti non ha avuto proprio cuore Crick, veramente. Vabbè, 30 secondi ci ha dato a tutti. Max, super Max. Oh, ragazzi, io tra l'altro mi unisco a Paolo e ad Alex per ringraziare tutti voi, ragazzi, avete fatto un lavoro come al solito, fantastico. Telecronica e professionali, organizzazione super, so quanto lavoro c'è dietro, per cui va bene. Grazie davvero, ragazzi. Bravissimi. Applauso mio, bravi. Grazie a voi. Organizzazione top. Grazie. Molto bene, direi, vabbè, adesso a questo punto, se dobbiamo andarci per forza, Crick, tanto ormai ha già detto tutto, ha parlato in pista, eccetera, eccetera. E, vabbè, tu sei in sport, segnatelo, perché okay. non penso che ci sia nulla da dire, Andre. Stai prevedendo il 2024, però. Sport, poi sai, magari uno vuole fare anche il 100. Chi ma lascialo nella 50, non starmi a mettere idee. Vediamo. Ecco, a parte questo, dai, a parte gli scherzi, stagione memorabile, arrivata all'undicesima vittoria, quindi hai praticamente dettato un altro record, hai smussato un altro record. Avevi in pista stasera il detentore del vecchio record, 9 vittorie all'interno di un campionato, che era il buon Mornon. Tu ne hai vinte 11. Come è partita? Perché subito ti avevamo visto sì forte, però avevi fatto un terzo posto. E allora abbiamo detto vabbè, comunque è andata bene. Da lì hai iniziato a vincerne 5 di fila. E poi forse una metà stagione che forse è un po' da rifare, però cioè, comunque 11 vittorie su 17 sono tante. Sì, è partita, cioè, io ho detto subito, per me questo era in realtà il primo anno che facevo, cioè primo campionato di sempre, guidavo col volante da meno di un anno. Quindi, cioè, io sono partito provando, visto che sì, cioè, tipo la prima gara ho fatto il secondo posto,
avevo un buon passo. Da lì semplicemente io preparavo la gara e facevo quello che dovevo fare, cioè né più né meno. Diciamo che probabilmente verso metà stagione, cioè poi ovviamente vedendo che i risultati arrivavano, io ho continuato così facendo quello che facevo, né più né meno. Arrivato a metà stagione, con la pausa e tutto, è venuto un po' a mancare anche per un attimo la voglia di guidare, soprattutto tra Ungheria e Olanda. Poi vabbè, c'è stato un problema con il cambio volante e basta. Poi cioè, in realtà sembrava si potesse riaccendere sul finale il campionato, poi con il fatto che River ha mollato, è stato matematico quasi, non dico da Singapore, ma probabilmente dal Giappone. Poi in realtà matematicamente l'ho vinto in Qatar, però dovevo veramente commettere errori gravi tutte le gare per giocarmi il campionato. E quindi va bene così, infatti anche Brasile non l'ho proprio preparata e penso si sia visto. Questa volevo concluderla con un'altra vittoria, però comunque non è che l'ho preparata pomeriggio grazie a Buon Tartaruga. Basta, quindi stagione fantastica, come hai detto tu, un sacco di record, un sacco di vittorie, quindi va bene così, cioè di meglio non potevo chiedere. Adesso, allora, prima una piccola considerazione, secondo me la svolta, nel senso, la svolta del campionato, anche se eri davanti, ci mancherebbe, è stata a Budapest quando hai commesso quell'errore. Sei andato indietro, safety car, Ruggio davanti, sta per vincere la gara, sbaglia e si ritrova dietro di te. No, mi è finito davanti a Budapest. Ah no, davanti, però, scusate. Ha rischiato, ma mi è finito davanti, sì. Comunque, ecco, potevano essere più punti guadagnati per lui, tanti punti, invece ne ha presi alla fine il minimo indispensabile, ecco. Ma secondo me la differenza vera c'è stata, cioè, il gap importante l'ho preso in quelle 6 gare vinte di fila, perché poi in realtà da lì mi è bastato semplicemente amministrare quello che era il vantaggio accumulato. Penso, nonostante poi abbia sbagliato a Budapest in Olanda e si sia riaperto un po' il tutto, comunque con un paio di vittorie poi l'ho di nuovo richiuso, quindi sì, cioè, sì, comunque quello che poteva essere un punto di svolta sicuramente era le gare tra Budapest e Olanda, mettiamola così. A livello finals? A livello finals, cosa siamo, 20 piloti? 15° posto è una vittoria. Vediamo, non sottovalutare. Comunque davanti, cioè, vedo negli altri campionati i tempi, cioè danno tranquillamente sì, anche un secondo. Master, diciamo che sì, per carità, però. Sono piloti del calibro di Lopez. No, ci sono veramente un sacco di buoni piloti, infatti io parteciperò, cioè, cercando di dare il massimo, sicuramente ci sarà più motivazione, non che non ci sia stata in prime, però il fatto che comunque cioè, ci sono veramente piloti che vanno tanto più veloci di me, mi darà sicuramente magari quella carica in più di prepararle un po' meglio queste gare delle finals, vediamo se anche il lavoro lo permette. Molto bene, Andre? Domanda facile facile, la tua gara più bella, non quella che ne hai vinte tantissime, magari non in quelle che non l'hai vinta, però la tua gara più bella, cioè a fine hai detto mamma mia che gara che ho fatto. Penso in realtà a Qatar, cioè come Qatar sono sempre stato davanti, ho fatto il giro veloce, ho chiuso il campionato, abbiamo fatto 1-2 con Tartaruga, cioè abbiamo vinto i costruttori, ho vinto il campionato piloti. Ho fatto veramente, penso, la mia gara migliore, più bella, penso sia stata quella. Purtroppo non ci sono state tante gare battagliate fino alla fine. Cioè, o la buttavo via io, o comunque magari verso la fine. Comunque iniziale, qualcuna più o meno. Come? Bahrain è stata bella battagliata. Sì, infatti.
Varese, anche sì, ma sì, in realtà anche tipo Imola è stata battagliata, perché tipo io mi ricordo che avevo penalità e Rugio era lì sempre sul decimo per vincere poi al traguardo con la mia penalità applicata, quindi anche quella è stata una gara bella battagliata. Però se devo pensare alla gara più bella che ho fatto quest'anno, direi Qatar senza problemi. Poi c'è una domanda da parte di Gallians, che è vivo, quindi la live verrà spenta. Ci dice, sei più felice di aver vinto il campionato tu o il cane di Roby questa sera? Chi è il più felice tra voi due? Non so, probabilmente il cane di Roby, cioè la gara è stata chiusa per me. A mani basse. Allora... E dice, cosa mi è toccato fare? È distrutto questo Gran Premio, lo ha distrutto. Molto bene, molto bene. Allora, grazie ancora, complimenti ovviamente per la vittoria del campionato piloti, del record e il campionato costruttori. Sono molto curioso di vederti nelle finals, vedere cosa potrebbe fare. Ricordatevi che comunque c'è una griglia invertita. E che se fate squadra nella griglia invertita tra piloti prime, vi mettete in 5, non vi passa nessuno. Quindi facciamo tipo fate gruppo. Non esagerare, non passa nessuno, non esagerare. Se vanno toccate, si ammazzano. Ma quali sono le piste? Quali sono le piste? Non si può. C'è prima da terminare il fascicolo sul presunto doping di Roby questa sera, esatto. E poi dopo si danno le bravo, esatto, le... esatto. In confronto quello che è successo in Red Bull sei una parte. Non è niente. Comunque Long, esatto. Si deve mettere anche Upi nelle finals, visto l'assenza di River. Sì, perché ha già detto che non corre, cioè questa non l'ho seguita. Non lo sappiamo ancora, però è probabile che non corra. Quindi allora ci sarà sicuramente un posto in più che prenderà il sesto classificato, che è UPIP, quindi vedremo come si svolgerà poi la situa. Io direi che a questo punto, come detto, ringraziamenti a Crick. Grazie a voi, ragazzi. Gilles, Max, Basile, intervista anche per te. Allora, a parte il fatto che hai già raccontato un po' la situa, com'era, allora, secondo te, dall'alto hai vinto un campionato nel 2017 con la Prime League, secondo te questa Prime, nell'anno, nei 14 anni di FIT, dove si va a posizionare? Facciamogli una domanda più semplice. Negli 8 anni della Prime, questa Prime dove si colloca? Vabbè, non potevi dire un po' prima, mi preparavo. Allora, io protesto perché è quasi l'una e noi anziani ci alziamo alle 5:30, perché alle 7 dobbiamo andare a rompere i coglioni dei cantieri. Ma domattina c'è le prove. Cioè. Ma tanto non si sveglia nessuno qua, mi sa. Ci alziamo tutti. Io. Allora. Se è arrivato secondo Robby, domani vinciamo. Domani vince Leclerc. Allora, domani il tour di Leclerc. Devo dire, come si colloca? Non è facile, perché è una prime come Giano bifronte. Nel senso che c'è un elemento che è Crick, che poi c'è questa cosa. In realtà il nick non è Crick, noi lo leggiamo Crick per accosciare, però ci sta un uno in mezzo che era quello che vinceva, e questo si è capito. Sì. E resta da capire se è Cristiano Ronaldo o Calvin Klein. Comunque, detto questo, che prima o poi ci chiarirà, diciamo, c'è poi un Trade Union che è stato Ruggio ha fatto un ottimo campionato, se dobbiamo guardare soprattutto la seconda metà del campionato, diciamo che si è tanto avvicinato. Se procede così, i ragazzi se la giocano, cioè Ruggio a mio avviso non è da prime, però e poi no, c'è basta, ragazzi. No, dai, devi essere... Comunque, vabbè, dai, poi si vedrà. Poi c'è una fascia intermedia che è
piuttosto consistente per l'andamento medio della Prime degli ultimi anni, come avete detto, perché ci stanno dentro River, ci sta dentro Emis. A proposito di Emis, ma guardate che, cioè, io per come la vedo io, non ha perso un decimo di competitività, cioè di prestazione pura, anzi forse ha pure guadagnato qualcosa. Soltanto che ci dobbiamo immedesimare in una situazione per cui, con la storia dei potenziometri, di questo, di quell'altro, non è facile. Io credo che non sia facile, non è solo provare per credere, io non ho provato, ma credo che sia molto esposto al testa coda, a perdere l'accelerazione, eccetera. Ecco. Ma scusa, Ezio dorme? ragazzi. Quindi, ecco. Eccolo, va bene. Non dai, questo, ragazzi. Stare alle 5 quindi... che ha un campionato giapponese. Ah, ecco. Poi, per gli scherzi, abbiamo visto i potenziometri al volante di Emis. Infatti. Quindi diciamo che è molto più a rischio lui. Se vuole fare la prestazione, è molto più a rischio. Quindi, secondo me, fa tantissimo, cioè è proprio una prima linea, insomma. E poi c'è, che ne so, Tartaruga, per dirne uno, io sono d'accordo con Long, cioè Tartaruga quest'anno ha fatto un ottimo campionato, cioè prestazioni, io finché ho corso, alcune gare sì, riusciva a stare più o meno lì nella sua zona, c'erano altre gare che proprio lo perdevo di vista, quindi è un'ottima base. Poi ti fai tutti questi ragionamenti e poi arriva Robby e fa stasera questa prestazione e ti manda tutta puttana. Incredibile. Comunque non ci scordiamo di River, che anche River quest'anno è andato veramente forte. Sì, River è stato molto sfortunato quest'anno. Secondo me Ruggio, River, non sono da Prime tutti, rimaniamo io, Alex, Robby. Restiamo noi 4-5. Ex. Le prenotazioni sono aperte. Allora, fatta tutta questa macedonia, la Prime di quest'anno secondo me si colloca nella zona alta, nella prima metà della classifica, per dirla alla calcio. Non so esattamente in quale posto, ma nella prima metà della classifica. Quindi complimenti a tutti. Robby, te l'ho già detto, insomma, hai messo la ciliegina sulla torta, una partecipazione di questi 4-5 disgraziati che siamo qui da Navi. No, io veramente meno di tutti, però come anziano, no? Sono un rappresentante di quelli storici e lui stasera ci ha messo la ciliegina, non so se è stato lui o il cane, ma qualcuno ci ha sparigliato le carte stasera, ecco, bravo. Però, anche tu le soddisfazioni te le sei prese anche tu quest'anno alla fine, eh? Assolutamente sì, e ne parlavo poco fa con Emis. Cioè, purtroppo, arrivata a metà stagione, e avevo già preso quello che mi sarei aspettato da inizio anno, cioè due podi, una pole position, eccetera. Poi mi ero deciso, e ne avevo parlato anche con Alex e con Patrick Speri, che ci faceva da ingegnere, ho detto adesso non posso che divertirmi, anche senza avere troppi problemi, senza stressarmi troppo in preparazioni eccetera. Però poi c'è stato l'Austria, dove ho fatto pole position e podio sotto Covid, perché confinato dentro col Covid, e poi è successo quello che è successo. Però la mia stagione è comunque positiva, perché gli obiettivi, cioè io credo che più di questo non mi sarei potuto aspettare. Allora, per concludere, per fare la sintesi di tutta questa cosa, io sono veramente contento che siamo ancora qua, ci ritroviamo, a parte tutti nuovi, bravi, bravissimi, cresceranno tantissimo, però che io ritrovo qua Paolo, che ritrovo qua Alex, Emis, Robby, vabbè, Robby stasera è il protagonista della serata, o anche River, insomma, ritrovarci in questa che poi alla fine è la casa comune, è il posto dove più facilmente e più con piacere ci si trova. Una comunità di recupero, bravo. Siamo arrivati a sto punto per questi qua, diciamo, una RSA, una casa di riposo, bravo, una casa di riposo, una RSA. E
però ci divertiamo lo stesso, perché il principio è sempre quello. Non si smette di giocare quando si invecchia. Si invecchia quando si smette di giocare. Detto tutto questo, e richiamati i miei 5 compagni meravigliosi, ai quali voglio un gran bene, anche se non ci siamo mai visti, e io credo che sia doveroso, per concludere, dare ancora una volta, perché lo meritano ancora una volta, un riconoscimento a tutti quelli che per questo lavorano, quelli che lavorano dietro le quinte, e nomino lo Peschi uno per tutti, quelli che ci fanno le telecronache, da Long e Gallian si sono qua stasera, Hiroshi, a Sdem, a Jacopo, a Luca Flaminio, Mattia del Corso, eccetera, e Dulcis in fondo, Andrea che è qua presente, e Marco, che ragazzi, credetemi, è merce rara, cioè questi qui sono qui da una vita, hanno sempre retto questo universo nel quale ci muoviamo tutti quanti, con una precisione, con una inappuntabilità, con una dedizione che veramente io non lo so se ne esistono in altri posti della vita. Cioè, a 65 anni, a proposito di quello che diceva, io ne ho 50, ma cioè, io ne ho 65, anzi aggiungo 66, e non lo so se ne ho conosciuti, e se ne ho conosciuti si contano sulle dita di una mano, quindi che dire ragazzi, vi sono proprio affettuosamente devoto, e credo che l'andamento di questa piattaforma, di questo forum, di questa accozzaglia di persone dagli 8 agli 88 vi sia enormemente grato. Grazie a tutti, spero che ci vedremo l'anno prossimo. Dai, io penso che questo pezzo in cui tu hai citato questo discorso possa essere benissimo utilizzato sui canali social per dire un po' che cos'è il FIT, quindi assolutamente mi trovi d'accordo su tutto, cioè, hai una facilità di discorso che fa spavento, un'argomentazione che fa spavento, e io sono, te lo dico sempre anche in chat, io sono rimasto ammirato dal Fit Magazine, e rimarrà per me una delle cose più belle che c'è stata sul Fit, è una cosa... È una cosa che mi ha fatto appassionare anche nel lontano 2017, quando ho iniziato a gareggiare su Formula Italian Team, quindi io per questo, guarda, non ce li ho i capelli, neanche un cappello, ma me lo tiro lo stesso giù il cappello per te. Un applauso, perché wow. Grazie. Comunque, Andre, facciamo una chiusa. È l'una, c'è da andare a vedere Leclerc. La chiusa l'ha fatta Max. Sinceramente, a me non piace parlare molto di quello che facciamo, non mi è mai piaciuto, nel senso che poi per me è una passione. Quindi, io in realtà devo ringraziare in primis Marco, perché alla fine vi assicuro che fa un lavoro a 360 gradi, è più che una colonna ormai all'interno del, diciamo, del, sicuramente voglio dire, ormai sono 15 anni che portiamo avanti questa passione, e sono tanti, perché onestamente 15 anni su una console io credo che sia una cosa, sinceramente, portare avanti quasi delle generazioni di piloti che veramente siamo partiti da Amos, quando veramente stavamo, tra l'altro gli sports, all'epoca gli sports non esistevano, io giravo con il telefonino le gare, con i vecchi Samsung S3, che veramente c'era. Ora siamo tutti con questo share che ci permette di fare gli ultra HD, gli ultra i filmati. Ora, già all'epoca, diciamo, era più difficile da un punto di vista di proprio di elaborazione dei contenuti. Ora sì, abbiamo più esperienza, però devo dire la verità, quando senti parlare anche Massimo in questo modo, io onestamente, per me vale, cioè quello che faccio, anzi lo faccio con grande passione, perché sono onestamente sono un privilegiato per certi versi, perché poi alla fine
onestamente non posso che ringraziare tutti quelli che hanno corso in questi anni, corrono in questi anni e ci danno una mano, perché poi dopo Marche, dietro Marche, qua vengo anche ringraziamenti per ogni categoria. Abbiamo avuto dei persone che ci hanno dato una mano, Andrea e Raffaele, che praticamente hanno gestito le telecroniche insieme ad Alessandro e Gallians, quindi loro tre. Parlo chiaramente della Prime, poi le altre categorie ci saranno altre persone, poi che appunto Mark nel diciamo dietro, mi dimentico Raffaello già nominato, quindi un'equipe, un insieme di persone mosse da questa diciamo passione che alla fine, voglio dire, sinceramente quando sento certi discorsi io sono motivato a continuare, ecco, nonostante sono passati tanti anni, poi ognuno di noi ha le situazioni personali, quindi non è facile, perché poi magari ci sono situazioni personali che ti distaccano un po', ma a volte ti aiutano nei momenti difficili, magari ti fai quella gara la sera, due ore, stacchi un po' e quindi ti senti meglio dopo quelle due ore, puoi avere diciamo più tranquillità. Detto questo, io vi ringrazio tutti voi, tutti i piloti che hanno partecipato, che hanno concluso il campionato. Ho già ringraziato quindi Andrea, che ha fatto un lavorone in telecronaca, lo streaming sempre disponibile, chiaramente Raffaele, Alessandro, tutto diciamo Lorenzo, chiaramente anche tutti quelli che sono dietro all'interno dello staff. Noi ringraziamo voi, Andrea, sei un visionario, Andrea. No, che visionario. Sono appassionato di Formula 1, questo è il punto. Bravi, davvero bravi. Sei un visionario che ha portato Roby a fare un podio. Ha portato Roby al secondo podio. Dal Motorola, Roby sul podio, 15. Eccolo lì. Adesso andiamo tutti a far compagnia al cane di Roby, mi sa. Ragazzi, io non faccio una chiusa, dico solo, vi ricordo semplicemente a chi ci sta seguendo ovviamente, che non è finita qui la stagione agonistica, manca la sport, con il campionato ovviamente matematicamente ancora non deciso, ma c'è parecchio da fare per scalzare ovviamente Michael Allen 4 dalla papabile vittoria del campionato di Sport League. La Pro ormai decisa, ma tutto può succedere, tutto, qualsiasi cosa può succedere in Abu Dhabi nella notte araba degli Emirati, quindi attenzione, collegatevi martedì con la Pro League. E poi la chiusa finale di questo anno dei campionati di Formula Italian Team con la Master League, qui si giocano tanto, il campionato di punta di tutta Formula Italian Team, che arriva all'ultima gara con ancora nulla di deciso, e poi le finals. Quindi non finiamo con la stagione agonistica, proseguiamo, poi vediamo, arriverà il gioco nuovo a maggio, quindi vedremo cosa si potrà fare, summer, non summer. State collegati ovviamente, Instagram Formula Italian Team, il canale ufficiale di Telegram Formula Italian Team Official Channel, Facebook, siamo anche lì, ovunque siamo, ci manca solo X, e poi no, siamo anche su X, siamo anche su X, lo permetterà ancora, sì, siamo anche su X, quindi benissimo. Ovviamente il nostro canale YouTube, dove mettiamo in differita le live che facciamo delle gare. Io ringrazio tutti, ringrazio Andre, ringrazio Mark, ringrazio ovviamente Raffa per quando c'è stato, ringrazio il buon Alessandro Gagliano, che ovviamente non è qui perché non si sa dove sia, il microfono lo già là, probabilmente dorme col cane di Roby, e quindi vedremo cosa potrà succedere. Io vi ringrazio, buonanotte a tutti, a lunedì prossimo, mi raccomando, ciao a tutti, dai, salutone finale di gruppo, ciao a tutti, anche quest'anno, ragazzi, è finita, sembra la chiusa del festival, ciao. Ciao a ciao, tutti. Paolo. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, Tex.